Salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti, felici di tornare nuovamente con voi dopo un po' di tempo. Benissimo. In questo video vogliamo affrontare un oggetto e in parte possiamo dire che ogni tanto ne parliamo di questo, ma in questo video ne parleremo in un modo che non abbiamo mai fatto. Infatti vogliamo far presente una grande verità depositata nell'Evangelo di Gesù Cristo, l'importanza di questa grandissima verità. Benissimo. Tutto nasce dal fatto che comunque noi, come ben sanno tutti quelli che ci seguono, ci troviamo negli ultimi giorni della pazienza di Dio. Già abbiamo parlato di ciò che significa appunto gli ultimi giorni, quindi non ci ritorniamo su per motivi di tempo. Benissimo. Ad ogni modo ci troviamo a un soffio di quello che la Bibbia chiama il rapimento della Chiesa. Subito dopo il mondo allora entrerà in quel giorno che si chiama appunto il giorno del Signore o il giorno della grande tribolazione, ma la Chiesa non vi passerà. Benedetto è il santo nome del Signore. Ora in questi ultimi giorni il Signore l'aveva detto, l'aveva profetizzato, ci aveva avvertiti, tant'è che lui ebbe a dire in una occasione: io vi dico queste cose prima in maniera tale che quando queste avverranno, ovvero si concretizzeranno, allora voi non vi scandalizziate. Questo è molto importante, il Signore ci ha sempre avvertito. Ora in questi ultimi giorni della pazienza di Dio il Signore appunto ci aveva avvertito che una grande Babilonia, in virtù della grande apostasia della Chiesa, si sarebbe manifestata e concretizzata. Quindi altro che risveglio, la Chiesa non sta aspettando nessun risveglio. La Chiesa sta aspettando il rapimento della Chiesa, che si concretizza proprio quando l'apostasia totale avrà abbracciato appunto o coinvolto tutta quanta la Chiesa. Spesso si confondono le profezie che hanno a che fare con Israele con le profezie che hanno a che fare con la Chiesa. Qui chi si deve risvegliare, ovvero chi si risveglierà, è Israele, ma questo durante la grande tribolazione. La Chiesa non si risveglierà, anzi essa cadrà in apostasia. Il Signore ci chiama a risvegliarci in modo singolare, quindi ogni persona, il Signore dice: risvegliati, o tu che dormi, e risorgi dai morti. Gloria a Dio. Quindi noi ci dobbiamo risvegliare singolarmente, ma per quanto riguarda, diciamo, il discorso globale della Chiesa, la parola di Dio è chiara: le 10 vergini di Matteo 25 si addormentarono tutte e 10, poi una piccola parte si svegliarono, ma fu una piccola parte. Lì parla di 5 e 5, il che non significa 50% e 50%, perché poi è la somma della parola che ci dà la risposta. Infatti il Signore ha sempre chiamato la sua Chiesa una piccola gregge, ecco. E poi, come già detto, lo vogliamo ripetere, il discorso biblico è molto chiaro: l'apostasia totale si concretizzerà proprio alla fine dei tempi e un rimanente, c'è sempre un rimanente, sarà rapito. A quel punto allora Israele, con i 144.000 appunto descritti dal libro dell'Apocalisse, che sono tutti ebrei, allora quelli porteranno quello che è la predicazione finale, ma poi lì ci sarà un massacro totale, ma questo comunque è da questo oggetto. Quello che invece a noi ci interessa è che viviamo in giorni di apostasia, quindi l'apostasia appunto comporta che nasce la Babilonia, come già detto in altri video. Babilonia significa confusione, che parte in primis da confusione spirituale. Ora, se la confusione, se c'è confusione nel mondo spirituale, immaginiamo quello che possiamo trovare nel mondo materiale. Infatti noi sappiamo che la luce di questo mondo, ok, è Cristo, amen, ma a sua volta il Signore ha detto in Matteo: voi siete la luce del mondo. Ora immaginate se questa poca luce che ha il mondo, che riceve
attraverso la Chiesa, che la Chiesa rispecchia a sua volta quella di Cristo, che lui è sempre il fondamento di tutto, se si spegne questa luce, immaginate quanto grandi saranno le tenebre nel mondo materiale. Quindi, voglio dire, poi lo spirituale si ripercuote sempre nel materiale. Benissimo. Ora, in questo momento di confusione c'è bisogno appunto di gettare un po' di luce, e la luce la prendiamo da Cristo. Quindi dalla parola, quindi dalla Bibbia, benedetto il santo nome del Signore. Quindi a noi interessa soprattutto quello che la Bibbia ci dice, no? Le religioni trovano il tempo che trovano, ok? Noi non dobbiamo seguire nessuna religione. Ora, con questo non vogliamo annullare il denominazionalismo, ok? Tutti noi dobbiamo avere una identità, altrimenti come ti chiami? Questo sta anche nella Bibbia. Poi da qui a passare all'orgoglio denominazionale o a credere che solamente determinate denominazioni hanno la salvezza o posseggono la verità, quella è un'altra blasfemia, un'altra frottola. Insomma, ci sono sempre gli estremi, no? Tutto a destra o tutto a sinistra, mentre invece il cristiano dovrebbe caratterizzarsi per essere equilibrato, quindi camminare, ok, il più centrale possibile. Non siamo perfetti, ci sposteremo sempre un po' o sulla destra o sulla sinistra, ma un conto è essere un po' spostati e un conto invece è andare completamente, ok, dal lato opposto. Benissimo. Bene, cari amici, con questo vogliamo subito iniziare, senza molte prefazioni come normalmente facciamo, e quindi gloria a Dio, noi vi invitiamo a seguire la lettura sempre, ok? Potete prendere la vostra Bibbia e seguirci. Leggeremo Matteo 24. Gloria a Dio. Leggeremo Matteo 24, dovrebbe essere il verso 23. Amen. Verso 23 e verso 24. Amen. E come sempre vogliamo leggere nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Bene, leggiamo, cari fratelli e amici. Gloria a Dio. Allora. Allora, se qualcuno vi dice, ecco il Cristo è qui, o è là, non lo crediate. Perché falsi cristi e falsi profeti sorgeranno, e non solo sorgeranno, ma faranno grandi segni e grandi miracoli. Pensate, talché sedurrebbero, se fosse possibile, anche gli eletti. Pensate quello che ci dice la scrittura, parlando degli ultimi tempi che vogliamo ricordare. Gli ultimi tempi non cominciano adesso, Ecco. Gli ultimi tempi cominciano 2000 anni fa. È venuto il Cristo, è morto, è risorto, quindi è sceso da quella croce, e adesso è vivente, si trova alla destra del Padre ed anche in mezzo al suo popolo quando egli lo prega. Benissimo. Da quel momento cominciano gli ultimi tempi. Di questo ne abbiamo già parlato e lo abbiamo già spiegato, dove si trovano i passi, eccetera, eccetera. Per esempio, vedi i primi due capitoli dei Fatti degli Apostoli, quando Pietro stesso lo dirà. Benissimo. Quindi da quel momento cominciano gli ultimi giorni, gli ultimi tempi, o gli ultimi giorni, che sono due. Anche di questo ne abbiamo già parlato, quindi 2000 anni. Questo fu profetizzato. Benissimo. Ora, negli ultimi tempi vi è l'ora più buia, che è l'ora della mezzanotte, okay, rappresentata da Matteo 25. Ora, noi ci troviamo proprio nell'ultima ora, nell'ultimo momento degli ultimi tempi. In questo momento, come abbiamo già detto, la situazione è tragica. In questi due giorni, o in questi 2000 anni, abbiamo visto molti falsi cristi presentarsi e dire io sono il Cristo, o io sono la vera religione, o io sono la madre di tutte quante le chiese, o io sono la verità, o io ho la salvezza, o io sono la denominazione che porta in paradiso. Insomma, abbiamo visto molte di queste situazioni. Benedetto il santo nome del Signore, scusate. E quindi, gloria a Dio,
la parola di Dio si è perfettamente adempiuta e ancora oggi continua ad adempiersi proprio in questi giorni. Stavo vedendo per esempio un certo tizio che sta dicendo che sarebbe stato chiamato come profeta delle nazioni, sta profetizzando a destra, a sinistra, è stato intervistato, è molto famoso, è seguito da milioni e milioni e milioni di persone. Ovviamente in Italia queste cose non si sanno, gloria a Dio, ma tanto per farvi un esempio, adesso qui non ci interessa fare i nomi, benissimo. A noi ci interessa piuttosto l'insegnamento. Quindi, gloria a Dio, spesso notiamo che queste persone, alcune di queste persone, tra le tante barbarità che dicono, i falsi, tra le tante barbarità che dicono, una frase un po' in voga è quella che il personaggio che può essere un profeta, si può autodefinire un profeta, un patriarca, un apostolo, quello che ti pare, no? Viene per portare una nuova rivelazione, un nuovo insegnamento o per disuggellare quello che era stato suggellato in passato. Quindi lui avrebbe, questo falso profeta, avrebbe ricevuto l'ordine o la sapienza o la conoscenza di Dio per disuggellare, per aprire, per far conoscere. Questa è una blasfemia satanica e maledetta, nel senso che è separata da Dio, ok? Non è un insulto. È una blasfemia incredibile. Qualsiasi persona si presenti, in qualsiasi veste, per dire io sono stato mandato per dissuggellare, Dio abbi pietà di quel tale e fuggite da queste persone. Proprio fuggite, proprio prendete l'aeroplano più veloce, che era il Condor, quello che c'era una volta, boh, non mi ricordo. Prendete l'aereo, la nave, scappate. Per carità di Dio. E adesso parleremo di quello che è il discorso di suggello, dissuggello, ok? Quindi dissuggellare. E che cos'è in verità ciò che è suggellato e ciò che è stato dissuggellato, come è stato dissuggellato, da chi è stato dissuggellato e quando è stato dissuggellato. Tutte queste cose sono molto importanti. Questa possiamo chiamarla dottrina, per alcuni aspetti che tratteremo un pochino più avanti, viene a collocarsi come una dottrina fondamentale, quindi ciò che è nel fondamento non può essere toccato. Gloria a Dio. Il Signore è stato chiaro, è stato molto chiaro, fin dal principio, fin dal Bereshit, quindi nel principio, creò Elohim. Bene, e vogliamo andare, cari amici, nella Genesi, gloria a Dio, che bella che è la Genesi, sapete? A me piace molto la Genesi, è uno dei miei libri preferiti, Genesi, per quanto riguarda l'Antico Testamento e la Genesi. Del Nuovo, ovviamente, Romani, beh, anche se poi tutta meravigliosa. Ma Genesi e Giobbe sono i due libri veterotestamentari più profondi, più complessi e anche più difficili, gloria a Dio, per molti aspetti. Ma adesso questo è un altro discorso. Il famoso verso che noi diciamo sempre, lo citiamo anche nell'originale, no? Nel principio Dio creò i cieli e la terra, Bereshit bara Elohim et ha-shamayim vetz aretz, alleluia. E quindi nel principio, no? Qui dice Iddio creò, ma nell'originale Iddio è la terza parola, tre, guarda caso. Quindi nel principio, creò Elohim, terza parola, nel principio creò Iddio, il cielo e la terra. Quindi noi vediamo, cari amici, cari fratelli, fin da subito, che la parola di Dio, che la Genesi, comincia con, come dire, con il Signore. E quindi la prima parola che troviamo nella Bibbia è tempo, ok? Principio vuol dire tempo. Voi pensate che chissà che vuol dire tempo. Perché noi sappiamo che nell'eternità il tempo non c'è, ecco perché non ci si invecchia. Ma laddove c'è il tempo, significa che ci si invecchia. Quindi laddove c'è un tempo,
c'è una destinazione, perché se c'è un principio c'è il tempo, se c'è il tempo c'è un principio, se c'è un principio c'è anche una fine, quindi tutto è destinato in qualche maniera a cessare. Ecco qui uno dei primi messaggi che ci lancia la parola di Dio. Quindi la prima parola che troviamo nella Bibbia è tempo, prima parola, poi il tempo, la seconda parola è creazione, bara, creare dal nulla. Poi tra l'altro qualcuno va dicendo che queste cose non si trovano nella Bibbia, che ci sono gli alieni, che non è scritto nella Bibbia che c'è una creazione dal nulla, tutte sciocchezze. Vi citano alcune fonti del Talmud, non vi dicono però le altre mille fonti che hanno condannato quella fonte, giocano sull'ignoranza, si mettono a parlare di testi originali facendo leva sull'ignoranza della gente, citano gli ebrei per farsi per far avvalere le proprie idee. Come buone, quando invece vi raccontano frottole. La cospirazione degli alieni, ok, è appunto una cospirazione, che dietro questa cospirazione c'è la stregoneria, il satanismo, il nuovo ordine mondiale. Ok, chi crede a queste cose, chi vuole vivere una vita dissociata da Dio. Ma questa è un'altra storia. Ma ad ogni modo voi sapete che io non riesco proprio a non aprire delle parentesi. Lo so che non dovrei farlo. Pensa a parlare di quello che devi parlare, mi dicono. Lo so, è il mio debole. Abbiate pazienza, ogni tanto devo dirle le cose. Benissimo, ma adesso torno però la parte buona, che almeno comunque poi ci ritorno all'oggetto centrale. E quindi, gloria a Dio, la prima verità che noi troviamo nella parola di Dio, adesso ne stiamo trattando una, troppe ce ne sarebbero, è che comunque c'è un tempo, quindi c'è, sappiamo che c'è un principio, quindi ci sarà anche inevitabilmente una fine. Benissimo. E quindi la fine è il principio, e la fine appunto è controllata tutta da Dio, perché poi la terza parola è Elohim, è Dio. Quindi noi vediamo: nel principio creò Dio il cielo e la terra. E poi Dio comincia a parlare, e noi vediamo che Dio parla. E infatti qui leggiamo, no? C'è una breve descrizione nel verso 2 di quello che era la terra, vavò, vavohu, dirà l'originale molto bello, eccetera, eccetera. Poi nel verso 3 leggiamo: e Dio disse. E quindi vediamo che la parola si pronuncia, la parola parla, la parola nel parlare crea da quello che non c'era, non c'era niente. Mi viene da sorridere, perché spesso, no? Che belli giovani nella fede, intendo, che belli giovani nella fede, no? Anche noi, quando eravamo giovani nella fede, facevamo gli stessi errori, anzi io ne facevo di peggio. E quindi quando vedo che loro fanno gli errori che facevo io quando ero giovanotto, mi ricordo di me appunto, e sorrido con allegrezza, che è bella appunto, chiedendogli, facendogli presente, no? Che Dio creò dal nulla. Un giovane mi disse: sì, infatti non c'era niente, c'era solo spazio, aria. No, aspetta, lo spazio, l'aria, quella è, possiamo dire che è materia, cioè è creazione, è qualcosa che c'è. Creare dal nulla significa che non c'è niente. Cioè, se non c'è nulla, non c'è niente, niente. Anzi, se non c'è niente, non ci sarebbe neanche Dio, perché niente. Quindi Dio è sempre stato, ma oltre a Dio non c'era niente, quindi Dio era tutto. Poi Dio ha creato. Che ne so, ha creato lo spazio, e quella è una creazione, è materia, chiamiamola come vogliamo. Benedetto il nome del Signore. L'aria qui sembra che non c'è niente, ma qui è pieno di materia, l'aria stessa, le particelle, i microbi, la luce è qualcosa che esiste, alleluia, mentre invece il buio è assenza di luce. Quindi, e questo va precisato. Quindi, tornando però adesso al discorso, e Dio disse, verso 3, la parola disse, la parola si pronunciò, la parola creò dal niente. Noi vediamo che Dio si, come dire, presenta il tutto come tempo, comincia con tempo, quindi principio, fine,
Poi dice creò, appunto Dio crea, gloria a Dio, Dio crea. Terza parola, Elohim, crea, appunto chi crea, crea Dio, no? Ok? E poi da lì Dio ci dice come creò con la parola. Con la parola. Quindi Dio parlò e quindi la cosa nacque. Da dove nacque? Dal niente, perché non c'era niente, ma dalla parola. Scusate. Dalla parola di Dio. Amen. Quindi tutto viene da Dio. L'origine viene da Dio. E qui siamo nel capitolo 1, lo conosciamo tutti, chi non lo conosce lo può leggere. Beh, se non avete una Bibbia potete andare su www.laparola.net. Benissimo, e poi insomma si conclude il capitolo numero 1, si entra nel capitolo numero 2, nell'entrare nel capitolo numero 2, gloria a Dio, il Signore continua a parlare e continua a dire quello che fa, quello che non fa, fa un breve riassunto di quello che è stato appunto il discorso precedente. Benissimo. E noi vediamo che a un certo punto, dopo tutto questo, ok, il Signore, gloria a Dio, crea l'uomo. Infatti nel capitolo 2, verso 7, il Signore dirà: e il Signore, Iddio, formò l'uomo dalla polvere della terra e gli alitò nelle nari un fiato vitale e l'uomo fu fatto anima vivente. Benedetto è il nome del Santo Signore. Quindi noi vediamo fino a qui che Iddio, ok, crea l'uomo, gloria a Dio, lo creerà a sua immagine e sua somiglianza, dirà poi, gloria a Dio, e in virtù, diciamo, di questa creazione, il Signore, poi leggiamo, che pianterà un giardino in Eden. Quindi c'era l'Eden, nell'Eden vi piantò un giardino particolare, e poi c'è tutta la storia, prenderà l'uomo e lo metterà nel giardino. Quindi l'uomo è stato creato fuori dal giardino. E nel verso 9 c'è, continua insomma questa storia bellissima, e vediamo che il Signore a un certo punto continua a creare, poi prima si creerà dal niente, poi si creerà da ciò che è stato già creato, eccetera, eccetera. Continua poi la descrizione, si va avanti, eccetera, eccetera, eccetera. Nel verso 15 avviene quello che appunto abbiamo già detto, che il Signore prese l'uomo e lo metterà nel giardino dell'Eden, quindi lo creò fuori dal giardino dell'Eden, per lavorarlo, per guardarlo, e nel verso 16 è scritto che il Signore continua a parlare. Cioè noi vediamo, ecco, verso 16, teniamolo in mente, noi vediamo dal capitolo 1, fino a tutto il capitolo 1, capitolo 2, fino a tutto, quasi tutto, il capitolo 2, arriviamo al verso 16, che il Signore continua a parlare, e nel parlare all'uomo parla, noi vediamo che il Dio fa l'uomo, però non è che l'uomo viene creato e comincia bla bla bla, no, l'uomo viene creato e il Dio parla, e non solo parla, Dio comanda, alleluia, Dio dà legge, Dio dà dottrina. Qual era la prima dottrina? La prima dottrina è stata: non mangerai del frutto. Alleluia. Il che comporta un miliardo di cose, tra cui non forare, quindi non rubare, comporta la proprietà privata, comporta la sottomissione, comporta l'ubbidienza, comporta il riconoscere l'autorità di Dio, comporta il rispettare Dio, l'obbedire a Dio, comporta la consapevolezza e la conoscenza non solo di chi è Dio, ma di chi siamo noi. Insomma, lì c'è tutto un mondo, gloria a Dio. E quindi noi vediamo che il Signore parla e comanda, quindi dà legge, quindi dà dottrina, quindi dà rivelazione. Qual è la rivelazione? La volontà di Dio. La volontà di Dio rispetta il carattere di Dio. Non è meraviglioso tutto questo?
E insomma, il signore continua a parlare. Finalmente, finalmente, noi vediamo nel verso 20 che Adamo parla. Però, nel verso 19 è scritto che il Signore Dio, avendo formate dalla terra tutte le bestie della campagna e tutti gli uccelli del cielo, li menò ad Abramo. Adamo, mi sono sbagliato, gloria a Dio. Li menò ad Adamo, ok. E a quel punto vediamo che Adamo parla. E quindi noi vediamo che se Adamo ha parlato è perché il Dio lo ha messo in condizione di parlare. E non prima di ricevere dottrina, di ricevere insegnamento, di ricevere rivelazione, di mettere i puntini sulla I, cioè io ti comando, io ti dico, io sono Dio. E quindi noi vediamo che la dottrina, la parola di Dio, l'insegnamento, la verità, come diciamo qui a Roma e penso forse in tutta Italia, i puntini sulla I, li mette solo il Signore. Alleluia, gloria allo Spirito Santo. La parola è una ed è la Bibbia e viene da Dio. Alleluia. E quindi noi riceviamo la legge, le rivelazioni, ciò che si viene a dissuggellare, lo riceviamo sempre dal Signore. E questo è meraviglioso. Ora questo non annulla un'altra grande verità, è che comunque l'uomo è stato creato anche lui per, nel suo piccolo, per creare, ma da ciò che Dio ha creato, cioè Dio crea dal nulla, l'uomo no, l'uomo non crea dal nulla, l'uomo prende il creato, prende quattro pezzi di legno e ci fa una sedia, o ci fa un tavolo, o un po' di plastica e ci fa una penna. Tiro sempre in ballo la penna perché ho sempre la penna. Bene. Quindi l'uomo crea da questo, ok? E con l'intelligenza che gli ha dato il Signore. Cammina in virtù dei comandamenti del Signore. In precedenza ne avevamo pochissimi. Qualcuno dirà uno solo. Sì, uno, ma poi quest'uno comportava molte altre cose, molte altre verità. Quindi possiamo dire uno, ma è appunto un po' come la parola Echad. È uno composto, ok? Perché di questo l'abbiamo già parlato, l'abbiamo già spiegato. E quindi, gloria a Dio, avevamo veramente una manciata di comandamenti. A sua volta, l'uomo, ok, riceve la grazia di Dio di avere una compagna. E viene Eva. E viene messa a fianco all'uomo perché i due poi, ok, possano creare una famiglia, ok? Infatti il bambino nasce dall'unione di un uomo e da una donna. Se non c'è una unione tra uomo e donna, non c'è vita, quindi c'è morte, c'è distruzione, quindi non c'è amore, perché non c'è amore per la vita, questo è importante, molto importante. Quindi quando si parla di amore, quale amore? L'amore crea vita, e non che la distrugge, ma questa è un'altra storia. Benissimo, cari amici, quindi c'è quest'uomo, c'è questa donna. La donna non riceve parola da Dio direttamente. La riceve sì da Dio, ma indirettamente attraverso l'uomo. Infatti Dio parlò ad Adamo e le disse: caro Adamo, le cose stanno così, verso 15 e verso 16, anzi più verso 16 che verso 15, quindi verso 16. Il Signore Dio comandò all'uomo e gli dà tutti i comandamenti. Quindi la donna non ricevette i comandamenti da parte del Signore direttamente, ma li ricevette sempre da parte del Signore, ma indirettamente. Quindi, che significa indirettamente? Dall'uomo. Quindi, come noi vediamo, che a sua volta anche l'uomo, ok, comunica con gli altri uomini, donne, bambini, tutti, per predicare, insegnare, comunicare, evangelizzare la parola di Dio, la verità, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quello che noi poi ritroviamo, riproposto nelle epistole pauline, tra cui spicca Efesi, ok?
Gloria a Dio, questo principio, poi di questo ne parleremo dopo, questo principio e comandamento biblico, gloria a Dio, nasce già dal principio, ok? Che la fonte principale, la dottrina, la disuggellazione viene sempre da Dio. L'uomo non fa altro che ricevere questa disuggellazione e poi riproporla a quelli che non l'hanno ricevuta, gloria a Dio, ma chi apre, chi rivela, chi disuggella non è mai l'uomo, è sempre il Dio, sempre. Dio disuggella, gloria a Dio. E non è che lo fa con una persona in particolare, poi di questo lo vedremo dopo, nel senso che la cosa è globale sempre. Qui adesso c'era solo, come si chiama, Adamo, benedetto il nome, ma di questo mo piano piano andremo, come dire, appunto a spiegare bene tutte queste cose. Da questo momento, gloria a Dio, nasce tutta la storia che noi conosciamo, ovvero che è l'uomo, gloria a Dio, l'uomo viene meno, nel venire meno c'è tutta la grande sciagura dell'umanità. La legge comunque rimane, perché alcuni dicono che non vi era legge, ma non di meno il peccato fu imputato, nel senso che non era una legge come quella che sarà consegnata appunto nel Sinai, gloria a Dio, ma comunque la legge c'era. Per esempio, se non ci fosse stata la legge, no? Perché allora il Signore avrebbe mandato il diluvio? C'erano i cosiddetti, come li chiamano gli ebrei, i cosiddetti precetti noaitici, che sono sette. Benissimo. Quindi questi sette precetti noaitici, gloria a Dio, li troviamo descritti nella parola di Dio, appunto nella Genesi. Ora non è che noi dobbiamo cercarli in modo, come dire, come un elenco, come magari troviamo quando ci verranno dati i dieci comandamenti, ma li troviamo, diciamo, descritti proprio nel testo in modo generale. E quindi questi sette precetti che praticamente gli uomini non hanno rispettato sono, ad esempio, l'idolatria, gloria a Dio, benedire il Dio, alleluia, essi non benedicevano il Dio, anche perché uccidevano, appunto, non uccidere. Poi c'era il fatto di non rubare, c'era l'immoralità, gloria a Dio. C'era il fatto che non erano stati stabiliti dei tribunali, gloria a Dio, ovvero se c'erano non erano comunque, come dire, formati da persone appunto per bene. Insomma, tutte queste cose fanno parte appunto dei sette precetti noaitici, gloria a Dio. Ovviamente qualcuno dirà, beh, questa è, come dire, è un punto di vista ebraico. Sì, sarà pure un punto di vista ebraico, ma comunque noi lo riscontriamo, almeno io lo riscontro e non sono l'unico, perfettamente nella parola di Dio, e ve lo potrei dimostrare proprio facendovi leggere le parti proprio dove si riscontra, insomma, in modo palese tutto questo. Anche perché l'ingiustizia, la violenza, tutte queste cose poi a sua volta portano proprio a non riconoscere Dio, a non avere tribunali, a uccidere, a rubare, appunto la violenza. Infatti il Signore mandò il diluvio, altrimenti, se non ci fosse stata legge, per quale motivo il Dio avrebbe mandato il diluvio? Gloria a Dio. Infatti la legge c'è stata perché noi vediamo che il Signore ha sempre comunicato con la sua creazione, con la sua creatura, cominciando da Adamo, seguendo anche da Caino e Abele, gloria a Dio. E poi, insomma, il Signore ha sempre parlato. Poi è arrivato Noè e il Signore ha continuato, benedetto è il suo nome, a parlare. Quindi noi vediamo che il primo che parla, il primo che dà dottrina, il primo che dà luce è sempre il Signore. L'uomo semplicemente riceve da Dio la sua luce, la sua dottrina, eccetera, eccetera, eccetera. E se qualcosa va disuggellato, non è mai l'uomo che disuggella, ma è Dio che disuggella. E così si conclude la Genesi. Poi noi vediamo che alla fine della Genesi, che dovrebbero essere 50 capitoli, esatto,
sono 50 capitoli, noi vediamo che finisce, no? Che c'è un uomo che si chiama appunto Giuseppe, ok? Che lui riceveva, insomma, il consiglio, le profezie, diciamo, più che consiglio, le profezie da parte del Signore, e lui le annunciava agli altri. Ma la dottrina, gloria a Dio, la dottrina l'ha sempre data direttamente il Signore. E anche le stesse profezie, se Giuseppe le riceveva, è perché Dio appunto gliele rivelava. Bene. E così entriamo nell'Esodo. Ora, quando noi entriamo nell'Esodo, noi vediamo che a un certo punto, ok, la situazione è statica. Quindi non si va, diciamo, avanti, ovvero se si va avanti sempre in peggio, perché quando Dio non si muove, quando Dio, diciamo, viene escluso, la situazione va avanti in peggio. Infatti noi vediamo che i figli di Dio erano caduti nella idolatria. Ora qui noi, leggendo l'Esodo, i primi capitoli, non lo vediamo palesemente, ma poi leggendo il seguito di questo, ne abbiamo già parlato, vediamo proprio che il Signore denuncia pubblicamente appunto che loro in Egitto avevano adorato altri dii, quindi avevano adorato gli stranieri. Quindi noi vediamo che questa loro ribellione, quindi questo escludere Dio, li ha portati sempre di male in peggio, fino al punto che sono diventati schiavi e poi vi è più, sempre più schiavi. Bene, gloria a Dio, scusate. E poi sempre più schiavi. Benedetto il santo nome del Signore. Quindi noi vediamo che quando abbiamo una vita senza il Signore, noi saremo sempre più schiavi delle cose di questo mondo, dei vizi di questo mondo, saremo sempre più, come dire, più propensi a cadere, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Poi, giriamo pagina, dovremo arrivare al capitolo 3. Esatto, capitolo 3. Quando si arriva al capitolo 3, il Signore, sempre nella sua infinita misericordia, anche in virtù delle promesse fatte ai patriarchi Abramo, Isacco e Giacobbe, che a sua volta sono state fatte per grazia, perché loro, in loro non vi era nessuna giustizia, ma il Signore li ha chiamati, poi li ha preparati, loro hanno accettato e poi sono entrati nella giustizia di Dio e in virtù della grazia ricevuta hanno anche camminato e hanno portato frutto alla gloria di Dio, ma tutto nasce sempre da Dio. Ora, il Signore nel capitolo 3, appunto, vediamo che c'era Mosè che pasturava la greggia di Jetro, eccetera, eccetera, e nel verso 2 appunto gli appare Gesù Cristo in persona, che viene chiamato qui appunto il Malach Elohim, come dire, l'angelo o il messaggero, quindi la parola del Signore. E a questo punto il Signore, gloria a Dio, gli appare, gli dà la parola, la rivelazione, gloria a Dio, Dio stesso disuggella ciò che era suggellato, appunto ciò che era nascosto, gloria a Dio. E quindi lui gli dà la luce a Mosè, gli dà la forza, gli dà la grazia, e Mosè con questa forza, c'è tutto il discorso, poi prende, va, diciamo, dai suoi dopo 40 anni, lui era stato 40 anni nel deserto, gloria a Dio, va appunto dal suo popolo, c'è tutta la storia, ci sono le 10 piaghe, eccetera, eccetera. Insomma, alla fine il popolo esce dall'Egitto. Noi vediamo che il popolo accetta, insomma, c'è una situazione anche, possiamo definirla su alcuni aspetti per quanto riguarda il popolo, un po' rocambolesca, per quanto riguarda il popolo, no? Non per quanto riguarda Dio, per quanto riguarda l'uomo, ok? Noi siamo sempre molto rispettuosi nei confronti dell'Altissimo, quindi nei confronti del popolo, questo lo diciamo, è stata un po' rocambolesca, come al solito l'uomo, tutti quanti, non è che solo gli ebrei, anche noi siamo così, gloria a Dio. Quindi, gloria a Dio, noi vediamo che loro cominciano a ricevere la legge, ok? Loro non è che ricevono la legge solo nel Sinai e basta, no, la legge loro la cominciano a ricevere già dall'Egitto. Infatti la Pasqua, che fa parte della legge, che è un precetto biblico, gloria a Dio, che a sua volta è composta questa Pasqua o questo precetto da molti altri precetti, gloria a Dio,
che compongono appunto tutto questo. Questo precetto, scusate il gioco di parole, no? Che era quello di festeggiare la festa in un determinato giorno, fare determinate azioni, a sua volta seguiva un'altra festa subito, a sua volta seguiva un tempo di tot giorni. Insomma, noi vediamo che in un precetto poi ci sono tanti precetti. Ricevono anche il sabato strada facendo, se non vado errato. Comunque di tutte queste parole, di tutte queste cose, ne abbiamo abbondantemente parlato nel video intitolato I 10 comandamenti. Lì potete trovare molta informazione, è un video altamente didattico. Bene. Quindi fuoriescono, cominciano a fare, diciamo, la strada che durerà più di 40 giorni e poi, insomma, arrivano nel monte Sinai e, insomma, il 50° giorno ricevono, gloria a Dio, ricevono la, cominciano a ricevere ulteriori comandamenti, e lì che viene stipulato il tutto con i 10 comandamenti. Ma per questo andremo in Esodo 19. Eccolo qua. Quindi in Esodo 19, insomma, c'è tutta la storia. Nel verso 8 loro dicono: noi faremo tutto quello che il Signore ha detto. Quindi noi vediamo che loro arrivano. Poi nel verso 3 del capitolo 19 di Esodo, il Signore più che parlare a Mosè, gridò a Mosè. Quindi noi vediamo sempre Dio parla, Dio annuncia, Dio di suggella, Dio dà dottrina, è Dio che fa tutto. Quindi Dio gridò a Mosè. Mosè andò da Dio, e quindi loro già avevano ricevuto un bel quantitativo di comandamenti, benedetto il nome del Signore. Poi staranno 24 mesi, 2 anni lì nel Sinai, nel monte Horeb, e lì riceveranno centinaia, centinaia e centinaia di comandamenti, che a sua volta poi continueranno a riceverne alcuni altri durante i 40 anni, ma insomma la gran parte la ricevettero lì, nel Sinai, in quei 2 anni. Ora, tutti questi comandamenti, ok, furono, come dire, furono accettati, furono stipulati, fu fatta una sorta di stipula tra Dio e l'uomo con un patto che si chiama il quarto patto. I patti sono 7, ne abbiamo già parlato nel video I 7 patti di Dio. Patto, alleanza, accordo, testamento. Se uno dice: quanti sono i testamenti nella scrittura? Tutti diranno 2. Sì, ok, sono 2, antico e nuovo. Ma nei 2 testamenti vi sono 7 testamenti, oppure 7 patti, perché sono tutti sinonimi. Patto, accordo, testamento, alleanza sono sinonimi che vengono dall'originale ebreo berit, che sentirete dire dagli ebrei più che berit, brit, perché lì c'è uno sheva, quindi là si dice una e che si sente e non si sente, quindi brit, la devi dire appena appena, quindi berit, che si traduce con, già detto, testamento, accordo, alleanza e patto. Bene. E quindi il quarto patto, poi ne verranno altri 3. Gesù Cristo ha fatto il 7° patto. E quindi tutto questo si trova appunto fra Antico e Nuovo Testamento, 2 patti. Amen, gloria a Dio. Quindi noi vediamo che questo quarto patto, che è formato da centinaia, centinaia, centinaia di comandamenti, basta che te leggi, che ne so, da 19 in poi, no? Capitolo 21, leggi sulla libertà e sulla vita, capitolo 22, leggi sulla proprietà e sui costumi, capitolo 23, varie leggi morali, sono tutti comandamenti. Ecco perché non è corretto dire: quanti sono i comandamenti? 10, no, aspetta, non so 10, sono centinaia. Questi qua furono stipulati, furono accettati, ok? Facendo il patto, ok? Il patto ha, diciamo, è conformato da 3 situazioni. Quindi il patto è conformato da 3 cose: il segno, ok? Il dono, ok? E la legge. Quindi la legge, appunto, erano tutti sti comandamenti, ok? E quindi per fare il patto il Signore diede i 10 comandamenti. Ora, di questo ne abbiamo già parlato nel video intitolato I 10 comandamenti, quindi lì trovate tutta l'informazione che volete, quindi non ci ritorniamo sopra.
benissimo. Quindi il Signore fa questo patto con loro, gli dà i 10 comandamenti per a sua volta stabilire questo patto, e in questo patto c'era tutta la legge che si trova in tutta quanta la Torah, che sono i primi 5 libri della parola di Dio, quindi della Bibbia. I primi 5 libri, chiamati altresì Pentateuco, Penta 5, sono la Torah. Torah significa insegnamento, ok? Quindi noi vediamo che subito comincia col fatto che il Dio si manifesta, il Dio si palesa, e il Dio parla, la parola comanda, la parola decreta, la parola illumina, la parola dà appunto quello che deve essere fatto, quello che non deve essere fatto, quello che deve essere detto, quello che non deve essere detto, quindi come bisogna camminare e come non bisogna camminare. Benissimo. Quindi l'uomo, l'essere umano, riceve questa luce dal cielo, dal divino, quindi dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo. Riceve questa luce. E quindi l'uomo non si inventa niente, l'uomo non disuggella niente, è il Dio che fa tutto, che gli dà tutto, l'uomo semplicemente riceve. Benissimo. E quindi viene, gloria a Dio, ulteriormente stabilito, sia con comandamento che come principio biblico, di questo ne abbiamo già parlato, il principio biblico vale quanto il comandamento, attenzione. E quindi riceve questo, gloria a Dio, e appunto è costretto, no? A camminare in questa verità, se vuole appunto vedere poi la vita eterna. Benissimo. E quindi, diciamo, si conclude la faccenda con Deuteronomio. Infatti, quando si arriva a Numeri, gloria a Dio, quando si arriva a Numeri, eccolo qua, quando si arriva a Numeri, diciamo, in parte possiamo dire che si conclude il tutto, perché poi il Signore con Deuteronomio, appunto, Deuteronomio non è altro che una ripetizione, una ricapitolazione di ciò che è stato detto. Quindi, come dire, è un riassunto, no? Voi sapete che il Signore fa dei riassunti ogni tanto, gloria a Dio. È così come Cronache è il riassunto dei libri precedenti di Samuele Re. E così via, insomma, il Signore ogni tanto fa il riassunto, come dire, avete capito? Bene, ora lo ripetiamo, benissimo. E quindi c'è il Deuteronomio che riassume tutto, ricorda tutto, ecco perché i 10 comandamenti, che sono, diciamo, i comandamenti per eccellenza, nel senso che sono stati i comandamenti utilizzati per formulare il patto formato da centinaia di comandamenti, questi 10 comandamenti li troviamo in primis in Esodo 20 e poi li troviamo appunto nel libro, che è un riassunto, appunto, quindi essendo un riassunto deve per forza di cose riportare questi 10 comandamenti, e infatti ce li riporta in Deuteronomio capitolo 5. Benissimo. E si va a concludere, ok, il libro del Deuteronomio, si entra nel libro di Giosuè, e lì appunto entrano in possesso di questo dono, perché noi ricordiamo che il patto aveva la legge, aveva un segno e aveva anche un dono. Il dono era la terra di Canaan. Quindi entrano in ritardo, in possesso. Perché in ritardo? Perché ritardarono 40 anni, ma Dio non aveva dal principio stabilito che loro entrassero in ritardo, cioè 40 anni dopo. Lui li avrebbe fatti entrare da lì a poco, insomma. Avrebbero aspettato un tempo, avrebbero ricevuto questa legge, già l'ebbero a ricevere nel deserto del Sinai, e poi da lì sarebbero entrati subito, no? Apro parentesi, loro ricevettero la legge nel deserto perché? I perché sono tanti, uno su tutti, è perché la legge, ok, che viene da Dio, appunto viene da Dio, non è la legge di questo mondo, non è lo statuto del mondo, ma è lo statuto del regno dei cieli. È la legge che viene dal cielo e che nulla ha a che vedere con questo mondo. Ecco perché è stata data nel deserto, quindi fuori dal mondo. Nel deserto non c'è il mondo, non ci sono le cose di questo mondo, i peccati, le distrazioni, le lascivie. Non c'è nessuno, non ci sono neanche le persone. E quindi li ha proprio tirati fuori, diciamo, dal mondo, da tutto ciò che comporta questo mondo, il peccato, il male, l'errore.
per dargli appunto una legge che non è di questo mondo. Questo è molto importante, molto significativo, perché vedremo riproposto questo principio biblico con l'avvento del Cristo e l'avvento dell'Evangelo di Gesù Cristo. Nascerà nella stessa maniera con Giovanni il Battista nel deserto, che è il principio dell'Evangelo. Di questo poi ne parleremo più avanti, intanto ve lo accenniamo benissimo. E quindi con Giosuè si entra in possesso, si inizia a entrare in possesso di questo dono, di questa terra, che a sua volta furono cacciati perché uccidevano bambini, facevano sacrifici satanici, eccetera, eccetera. Ecco perché furono espulsi. Il Signore aspettò 400 anni che si ravvedessero, non si ravvedero mai, e quindi alla fine li cacciò fuori. Poi si arriva ai giudici, e i giudici cominciano a appunto fare da giudici, molto importante, ricordate, no? Nei precetti noaitici, uno dei precetti era quello che dovevano esserci dei giudici, dei tribunali. E appunto qui vengono stabiliti dei giudici, avevano capito la lezione. Quindi questi giudici non si inventano niente. Non si inventano niente. Non portano nuove rivelazioni o vengono per dissuggellare. No, no, no. Perché già la legge era stata data. La legge, cari amici, cari fratelli, non si trova sparpagliata nella Bibbia, si trova nel Pentateuco, nella Torah, nei primi cinque libri della Bibbia, lì si trova la legge di Dio. Dopo non si troverà più, nel senso che la troviamo menzionata, ricordata, insegnata, ma non troviamo che i giudici davano nuova legge. No, i giudici prendevano la Torah e in virtù di quello che vi era scritto, ok, loro giudicavano. Finisce l'epoca dei giudici, ok, eccola qua. Poi c'è Ruth, che fa parte pure lei del tempo dei giudici, insomma, eccetera, eccetera. E si entra appunto nel periodo dei profeti, ok. Da lì, gloria a Dio, cominciano i re. E cominciando i re, gloria a Dio, cominciano anche i profeti. Quindi noi vediamo che i primi profeti che vediamo apparire, in primis quelli più famosi, diciamo, sono Elia e sono Eliseo, ma poi ci sono anche quelli che hanno scritto dei libri. Quindi abbiamo Isaia, abbiamo Geremia, abbiamo Ezechiele, abbiamo Daniele, e poi i profeti, appunto, i profeti minori: Osea, Gioele, Amos, Abdia, Giona, Michea, Naum, Abacus, Sofonia, Geo, Zaccaria, Malachia, gloria a Dio. E quindi questa è tutta l'epoca dei profeti. I profeti non hanno dato legge, non hanno dato legge. Ricordavano la legge, denunciavano il popolo che non osservava la legge, ricordavano la legge al popolo, e annunciavano la legge, potevano insegnare la legge, ma non è che l'hanno data loro, la legge l'ha data Dio, alleluia, nel monte Sinai, nel monte Horeb, scusate, nella pianura del Sinai, l'ha data Dio, è Dio che dà la legge. L'uomo non fa niente, l'uomo ottempera, Dio dà, Dio apre, nessuno chiude, Dio chiude e nessuno apre, Dio suggella e Dio disuggella, se Dio apre, chi chiude? È scritto in Apocalisse, non solo. Se Dio apre, chi chiude? Chiudi tu. Nessuno chiude. Se Dio chiude, chi apre? Nessuno. Se Dio suggella, chi ti suggella? Tu? Un profeta? Un apostolo, un predicatore? Tu? Sei suggellato? Nessuno può disuggellare. Se Dio suggella, solo Dio può disuggellare. Se Dio disuggella, solo Dio può suggellare. Se tradotto, se Dio apre, nessuno può chiudere, se Dio chiude, nessuno può aprire. Attenzione, cari amici in ascolto, col dire il profeta disuggellato, stai attento, attenzione, attenzione. Benissimo. E così noi vediamo che finisce questa meravigliosa storia con Malachia. Benissimo. Infatti, gloria a Dio, come già detto, poi arriviamo nel Nuovo Testamento. E come è scritto in in Ecclesiaste 1.9 ed Ecclesiaste 3.16, che la storia si ripete sempre, le cose di ieri sono quelle di oggi saranno quelle di domani.
Quindi, essendo questa verità un principio e un comandamento biblico, è chiaro che come è successo al principio, poi succederà anche dopo. E infatti, come nel principio fu data la legge, nel deserto, benedetto il nome del Signore, con l'avvento del Cristo, con l'avvento del Nuovo Testamento, ok, sarà tutto, avrà inizio sempre nel deserto. Perché ricordatevi che il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, quindi l'Evangelo di Gesù Cristo, non inizia col Cristo, ma inizia con Giovanni il Battista. Ecco. Lo vogliamo leggere, così non mi lapidate, che chi non conosce la Bibbia subito si può scandalizzare e dire: Alessio, tu stai vaneggiando. No, non sto vaneggiando, mo te lo dimostro. Marco capitolo 1. Marco capitolo 1 verso 1 dice: il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Cioè il principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, lo troviamo con, verso 2, secondo che egli è scritto nei profeti: ecco, io mando il mio angelo davanti alla tua faccia, il quale preparerà la tua via innanzi a te. Vi è una voce di uno che grida nel deserto: acconciate la via del Signore, addirizzate i suoi sentieri. Verso 4. Giovanni battezzava nel deserto e predicava il battesimo della penitenza in remissione dei peccati. Questa profezia, se non vado errato, dovrebbe essere Isaia 40. La vado a cercare. Mi pare che è Isaia 40, no? Mi pare che lo sappiamo tutti, che è Isaia 40. Se non mi è preso un altro attacco di amnesia come prima. Sì, Isaia 40, verso 3. Potete controllare se quello che diciamo è vero o no. Quindi noi vediamo che l'Evangelo di Gesù Cristo inizia con Giovanni il Battista. E Giovanni il Battista fu allevato, era figlio di sacerdoti, quindi era preparatissimo nella legge, fu allevato nel deserto. Ed egli cominciò a predicare nel deserto. Nel deserto a chi te predichi? Domanda. Nel deserto a chi predichi? C'è nessuno. Eppure lui cominciò a predicare nel deserto. E a chi predicò? A quelli che lo Spirito Santo mandava. E tutto il popolo iscritto dalla Giudea e oltre accorrevano ad ascoltarlo. Quindi tu puoi stare ovunque. Se Dio vuole, ti può mandare le persone che devono ascoltare la predicazione dell'Evangelo. Quindi abbi fede. Anche se vedi che nessuno ti ascolta, non ti preoccupare, tu persevera. Perché al momento opportuno mieterai. Anche se sappiamo che pochi ascoltano, specialmente oggigiorno, perché questo è stato profetizzato con Noè. Dice che gli ultimi giorni saranno come i dì di Noè. Ai dì di Noè non si convertì nessuno. Ecco perché oggi non si converte nessuno. Disse bene David Wilkerson: sono stanco di una musica che fa saltare i giovani. Voglio una musica che ti faccia mettere in ginocchio, alzare le mani e lodare Dio. Amen. Sì, cari amici, è inutile che zompamo, piuttosto inginocchiamoci e preghiamo il Padre nel nome di Gesù per la potenza dello Spirito Santo. Benedetto è il santo nome del Signore. Quindi noi vediamo che l'Evangelo di Gesù Cristo comincia nel deserto, esattamente come cominciò la Torah. Bene, ora però vogliamo andare in Matteo 5, eccola qua, Matteo 5. Noi vediamo che come l'Antico Testamento, ok, si chiama antico, non vecchio, vecchio è dispregiativo e si butta, antico no, anzi, ciò che è antico, se è un po' rovinato, si restaura. Quindi l'Antico Testamento cominciò con Dio che dava la sua parola. E così il Nuovo Testamento comincia con Dio, che è Gesù, Gesù è Dio, fatto uomo, che comincia lui a dare la sua parola. Alleluia! Giovanni il Battista non apportò dottrina, lui solo ebbe ad annunciare, a profetizzare, ok, perché alcuni dicono che Giovanni il Battista non profetizzò mai, di questo ne abbiamo già parlato, sono menzogne. Giovanni il Battista profetizzò appunto che sarebbe venuto l'unto di Dio, il Messia, colui che avrebbe tolto i peccati
dal mondo l'agnello di Dio. Quindi più profezia di questa, ve la potete immaginare, non ce n'è mai stata una. Come lui, infatti, lui fu più grande di tutti i profeti. Di questo ne abbiamo già parlato. Nel nostro video intitolato, come era intitolato? Boh, non mi ricordo, ma ve lo dico subito. Ah, eccola qua, Trinità ed ebraico biblico verso l'Apocalisse di William Marion Branham, il falso profeta. Benissimo. Benissimo. Quindi noi vediamo che lui non diede dottrina, il Battista, non diede dottrina, ma diede profezia, qui inteso come annunciare eventi futuri, perché il primo significato della parola profetizzare significa insegnare, insegnare dottrina. Ma Gesù è veramente colui che ha dato la legge, che ha dato la dottrina, prima l'ha data e poi l'ha anche insegnata. Noi invece non diamo dottrina. Noi possiamo insegnare quello che ci ha dato il Signore, ecco. Ma non è che la diamo noi, invece Dio l'ha data. Infatti la dimostrazione che Gesù, prima di insegnare, ha dato dottrina, si trova proprio in Matteo capitolo 5. Guardate lui cosa dice, Dio grande. Lui comincia a predicare e dice: beati i poveri in spirito, perciò che il regno dei cieli è loro, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Poi a un certo punto arriva nel capitolo 17 e ti fa cadere, no? A chi non conosce queste cose, ti fa cadere veramente dalla sedia. E lui dice: non pensate che io sia venuto per annullare leggi o profeti, io non sono venuto per annullarli, anzi per adempierli. Vabbè, qui c'è tutta la storia. A un certo punto lui dirà, nel verso 19, chiunque avrà rotto uno di questi minimi comandamenti ed avrà così insegnati gli uomini sarà chiamato il minimo nel regno dei cieli, ma colui che li metterà ad effetto e li insegnerà, vedete, sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Perciò che io vi dico, gloria a Dio. E poi nel verso 21 dice: voi avete udito che fu detto agli antichi non uccidere, e chiunque ucciderà sarà sottoposto a giudizio, ma io vi dico che chiunque si adira contro suo fratello, eccetera eccetera. Quindi noi vediamo che lui cita la legge che tra l'altro aveva dato lui stesso, veterotestamentaria, dice: è scritto così, ma io vi dico. Quindi lui si fa uguale a Dio, uguale alla legge, e quindi noi vediamo che più che insegnare, lui addirittura dà legge, dà dottrina, di suggella, gloria a Dio. Dice: è scritto così. Immaginate un uomo qualsiasi che facesse una cosa del genere, sarebbe da lapidare, no? Un uomo che dice: no, la Bibbia dice questo, ma io vi dico, stai calmo, come abbiamo detto nel video già nominato, nel video precedente, no? Alcuni hanno detto: è scritto che nessuno conosce il giorno e l'ora del rapimento della Chiesa, ma io vi dico che invece lo conosciamo. Alt, sei un falso profeta, sei un anticristo, benedetto il nome del Signore. E di questo ne abbiamo parlato appunto nel video già detto, intitolato Trinità ed ebraico biblico verso Apocalisse di William Marion Branham, il falso profeta, che fece proprio questo. Mentre invece Gesù lo poteva fare, lo può fare, perché egli è Dio. Quindi lui disse: è scritto, ma io vi dico, gloria a Dio. Poi nel verso 26, io ti dico, nel verso 28, ma io vi dico, voi, no, nel verso 27 dice: voi avete udito che fu detto agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico. E quindi lui si fa uguale. Ecco perché poi lo volevano lapidare, no? Perché lui in continuazione giustamente si faceva uguale a Dio, perché lui era, è e sarà sempre il Dio vivente, fatto carne per la salvezza di chiunque crede in lui. E quindi noi vediamo, benedetto il santo nome del Signore, che come dire, Dio da sempre, dall'antichità, gloria a Dio, ha sempre, come dire, annunciato lui le grandi verità dell'Evangelo, alleluia,
di Gesù Cristo per quanto riguarda il Nuovo Testamento, la Torah per quanto riguarda l'Antico Testamento, è che Lui ha dato, Lui ha parlato per primo. Lui è il primo e Lui sarà l'ultimo, gloria a Dio. L'uomo non disuggella niente, l'uomo riceve la luce, alleluia, e basta, è Lui che dà la luce, gloria a Dio. E questa è una, come dire, è una verità molto fondamentale e molto importante. Tutto inizia da Dio, tutto. E con questa, diciamo, con questa grande verità, noi concludiamo, diciamo, questa prima parte, ok? Vogliamo dividere il tutto in due o massimo tre parti, gloria a Dio. Quindi chiudiamo con questa grande verità per passare adesso alla seconda parte, dove appunto tratteremo un'altra grande verità, ovvero che quando Lui ha dato, ha rivelato, ha dissuggellato, gloria a Dio, sì, la sua legge appunto si viene a concretizzare, quello che abbiamo visto poi che si è concretizzato già con Adamo ed Eva. Ma appunto di questo ne parleremo nella seconda parte, e con questo vi invitiamo a seguirci, cari amici in ascolto. Che Dio vi benedica. Bene, cari amici, allora benvenuti in questa seconda parte, dove continueremo ad affrontare questo importante tema. Come abbiamo già visto nella prima parte, ci siamo potuti tranquillissimamente renderci conto che, gloria a Dio, che praticamente il Signore parla sempre da sé, e quindi è stato Lui che ha portato sempre la luce. È stato Lui che ha rivelato, è stato Lui che ha annunciato, e quindi che ha, sì, appunto, annunciato i suoi misteri, quindi dissuggellando ciò che era nascosto. Benissimo. E l'uomo non ha fatto altro che prendere questa luce che è stata dissuggellata direttamente da Dio, e basta. Gloria a Dio, l'uomo riceve. Una volta che l'uomo riceve questa luce, non deve fare altro che annunciare questa luce, benissimo, e quindi insegnare questa luce. L'uomo non può dissuggellare niente da se stesso, ma è Dio che fa tutto questo, benissimo. Ora, noi adesso dobbiamo considerare, per quanto riguarda invece il Nuovo Testamento, l'importanza, ok, sia di Gesù il Cristo che del Nuovo Testamento. Benedetto il nome del Signore. Bene. Ma per questo dobbiamo andare molto piano. Vediamo. Abbiamo diversi libri qui nella Bibbia. Io qui davanti ho la Bibbia. Abbiamo diversi libri che veramente in questo ci fanno scuola. Due di questi libri, possiamo dire i libri principali, sono appunto l'Apocalisse per quanto riguarda il Nuovo Testamento, e la cosiddetta Apocalisse veterotestamentaria. Infatti il libro di Daniele è considerato l'Apocalisse dell'Antico Testamento. Bene, infatti non si può leggere l'Apocalisse senza contemporaneamente leggere Daniele, e viceversa. Infatti bisogna sempre avere tutti e due i libri aperti, libro di Daniele e il libro dell'Apocalisse. Benissimo. Noi possiamo notare alcune cose molto importanti, e vado ad aprire adesso il libro di Daniele nel famosissimo capitolo 12. Infatti, mentre lo cerco, vi voglio dire che non pochi uomini si sono sollevati in questi ultimi giorni, eccolo qua, capitolo 12, dicendo di aver ricevuto una luce particolare, e di aver annunciato che essi avrebbero ricevuto qualcosa di particolare da parte di Dio in questi ultimi giorni, e che loro sarebbero stati mandati per dissuggellare. Ora, o lo
Alcuni lo hanno detto direttamente, ovvero hanno detto che loro erano venuti qui per disflagellare, altri non lo hanno detto direttamente, ma sono stati gli altri a dirlo su di loro. Ma comunque stiano le cose, non ha importanza l'ordine dei fattori. Sta di fatto che quando un uomo, quindi un essere umano, quindi una persona, uomo o donna che sia, si solleva e dice una blasfemia del genere, è qualcuno che veramente è caduto nella più totale apostasia. Perché l'unico che suggella e o disuggella è solamente il Signore. L'esempio palese si trova proprio nell'Antico Testamento. Paolo a un certo punto dirà: io sono stato mandato per rivelare, per annunciare il mistero nascosto fin dall'antichità. Ecco, di questo adesso cominceremo a parlare, non proprio ora, non in questa parte qui, perché poi appunto l'apostolato seguirà subito dopo il Cristo. Ma adesso siamo col Cristo. Ora però ho voluto accennare questo per dirvi che comunque nell'Antico Testamento vi erano dei misteri, parecchi misteri, molti misteri, che erano suggellati. Bene. E da chi sono stati dissuggellati? Domanda, da chi? Ecco. Vediamo. Intanto leggiamo Daniele capitolo 12, per esempio, i versi 4. Daniele 12, 4, dice: or tu Daniele, serra queste parole e suggella questo libro infino al tempo della fine, allora molti andranno attorno e la conoscenza sarà accresciuta. Benissimo. Allora, intanto qui dice fino al tempo della fine. Il tempo della fine, gli ultimi giorni, l'abbiamo già detto, cominciano 2000 anni fa con l'avvento del Cristo. Questo è importante. Poi c'è la mezzanotte, l'ora più buia degli ultimi giorni, quello è un altro discorso, ma il tempo della fine, gli ultimi giorni, cominciano 2000 anni fa. Questo è scritto chiaramente proprio nell'inizio degli Atti degli Apostoli, appunto. Ma non solo, lo dice anche Gioele, capitolo 2, insomma i passi sono molti, queste cose le abbiamo già trattate altrove. Benissimo. E precedentemente abbiamo letto, eccolo qui, verso 4 sempre: or tu Daniele, serra, quindi chiudi queste parole e suggella questo libro. Quale libro? Il libro appunto di Daniele. Quindi il Signore dice a Daniele: chiudi, serra, suggella questo libro. Poi dovrebbe essere anche il verso numero 9. Prendo una penna per indicare. Verso 9. E egli, aspetta che prendo la penna col cappuccio, così non sporco la Bibbia. Allora, eccolo qua. Sì, è il verso 9. Ed egli mi disse: va Daniele, perciò che queste parole sono nascoste e suggellate fino al tempo della fine. Quindi noi vediamo che qui, gloria a Dio, il Signore sta suggellando queste parole. Benissimo. Qualcuno potrebbe obiettare e dire: sì, però lì si parla più che altro di eventi futuri. Sì, è vero che si parla di eventi futuri, poi di questo ne parleremo più avanti, però anche la dottrina era suggellata. Una su tutte? Il rapimento della Chiesa era suggellata, era nascosta, gloria a Dio. Qualcuno ci poteva anche arrivare per varie vicissitudini che adesso qui non stiamo a trattare, ma il rapimento della Chiesa non era, anche se ci si poteva arrivare in senso lato, veniva visto in modo veramente anche abbastanza discostante, gloria a Dio. Più che altro lì si parlava di una risurrezione, perché questa cosa c'è sempre stata, diciamo, come conoscenza nel popolo antico giudaico, ma questa è un'altra storia. Quindi noi vediamo che anche la dottrina era suggellata, gloria a Dio, altro che. Ma di questo ne parleremo poi quando arriveremo agli apostoli. Quindi noi vediamo che il Signore suggella queste parole, però dà anche la data. Non dice il giorno, l'ora e l'anno, anche se a Daniele però gli ha detto il giorno, l'ora e l'anno del primo avvento del Cristo. Questo viene annunciato in Daniele capitolo 9 dal 24 al 27. Quindi viene stabilita la data, l'ora, il giorno, il minuto esatto in cui sarebbe arrivato il Messia per la prima volta. Okay.
per la prima volta. Quella data è stata annunciata. Le 70 settimane di Daniele, ne sono passate 69, poi c'è una pausa, la 70esima, l'ultima settimana di 7 anni, è quella apocalittica, il giorno cosiddetto del Signore, che a sua volta si dividerebbe in tre, ma questa è un'altra storia, gloria a Dio. E quindi quel giorno sta per iniziare, inizierà appena la Chiesa sarà tolta per essere rapita. Quindi la prima venuta di Cristo è stata annunciata e datata, la seconda venuta di Cristo, nessuno sa il giorno e l'ora del rapimento della Chiesa, ma sappiamo il tempo. Poi da lì appunto passeranno i famosi 7 anni. Ora, lui dice, suggella queste cose, però gli dà la data, cioè il tempo esatto, fino alla fine dei giorni, fino alla fine. Quindi la fine, noi sappiamo che gli ultimi giorni, la fine, ok, cominciano con l'avvento del Cristo. Benissimo. E questo è molto importante. Ora, la domanda del milione è, Daniele, ecco, questo è molto importante. Daniele gli viene che è l'Apocalisse veterotestamentaria, questo lo sanno pure i bambini della scuola domenicale. Daniele, che è l'Apocalisse veterotestamentaria, ha suggellato qualcosa. Domanda: chi ha disuggellato? No, è venuto il grande profeta. I cieli si sono aperti. Si è udita una voce nel cielo e poi ci ha detto che non c'è Trinità. Questo sarebbe colui che ha disuggellato quando? Poi dopo 2000 anni che è venuto Cristo, pensate te, che pazzia, che pazzia. Bene, quando noi apriamo, adesso proseguo, vado al libro di Apocalisse, vado a cercare l'ultimo libro della Bibbia, io vado all'ultimo libro della parola di Dio, che è Apocalisse. Ecco. Apocalisse, ecco, vedete il titolo che io ho, non so, non tutte le Bibbie ce l'hanno, io ho una vecchia Diodati, ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Vediamo un po'. Non vedo niente. Eccolo qua. Apocalisse. Cosa c'è scritto sotto Apocalisse? Cosa c'è scritto sotto Apocalisse? C'è scritto rivelazione. Rivelazione. Apocalisse o rivelazione? Perché rivelazione, caro fratello Alessio? Perché rivelazione significa di suggellare qualcosa che è stato suggellato. Alleluia, gloria a Dio. La Apocalisse apre i suggelli, tutti quanti i suggelli, li spiega, li profetizza, quindi li insegna. Profetizzare significa insegnare oltre che annunciare eventi futuri, ma il primo significato del termine profetizzare è insegnare dottrina. Quindi disuggella, gloria a Dio, ciò che era stato suggellato in passato, sempre dal Signore, nell'Apocalisse veterotestamentaria. Arriva l'Apocalisse neotestamentaria e disuggella quello che era stato suggellato, e nessun uomo può blasfemare dopo che il canone è stato chiuso, il canone biblico è stato chiuso, e poi vedremo quando il canone biblico verrà chiuso, gloria a Dio, nessuno può venire e dire io adesso devo portare nuove verità o nuove disuggellamenti, e poi si mettono a dire non c'è Trinità, non c'è questo, non c'è quest'altro, profezie false, il giorno del Signore, il rapimento della Chiesa, l'instaurazione del millennio avverrà nel 1977, nel 1912, nel 1000, poi danno date, e nessuna di queste si è mai concretizzata. Falsi apostoli, falsi profeti, falsi insegnanti, falsi che vanno denunciati alla luce della parola di Dio. Benissimo. Ma Apocalisse capitolo 22, lo vado a cercare, benedetto e santissimo il nome dello Spirito Santo, viva Cristo, viva il Padre, viva il Figlio, viva lo Spirito Santo. Apocalisse, vediamo, 22:18, vediamo. Dice, io protesto ad ognuno che ode le parole della profezia di questo libro, se alcuno aggiunge a queste cose, Dio manderà di lui
le piaghe scritte di questo libro. E poi parla anche di quello, se, nel verso 19, se qualcuno toglie bene. Quindi se qualcuno aggiunge, non si può aggiungere niente, perché ormai tutto è stato annunciato, tutto è stato dissuggellato, tutto è stato proclamato, tutto è stato insegnato direttamente dal Signore. E poi in seguito dai 12 apostoli che chiudono il canone biblico. Attenzione, bene. Ma 22, sempre il 22, il verso 10 dice: a differenza di quello che abbiamo letto in Daniele, che a Daniele gli viene detto suggella le parole di questo libro, e poi gli dice fino al tempo della fine. Benissimo. Quindi suggella le parole, uno. Secondo, fino al tempo della fine. Poi, come abbiamo detto, arriva la fine, arriva Gesù Cristo, con Gesù Cristo iniziano gli ultimi giorni, quindi la fine dei tempi. Quindi se fosse così, ed è così, però lo dobbiamo dimostrare, dovremmo vedere scritto in qualche parte che il Signore avrebbe comandato appunto di dissuggellare quello che lui stesso aveva detto di suggellare, se questa, chiamiamola tra virgolette, tesi, finché non lo dimostriamo, e adesso lo dimostreremo, ma nel frattempo la chiamiamo tesi, se questa tesi fosse veritiera, dovremmo trovare che il Signore avrebbe o avesse detto in qualche parte appunto di dissuggellare quello che era stato suggellato. Benissimo. Apocalisse capitolo 22, è Gesù che parla, non è neanche un apostolo per dire, perché comunque Gesù è sempre il massimo. Gesù parla e dice a Giovanni, non lo disse a qualche passoide che non era neanche ebreo, perché bisogna anche tener conto questa cosa qui, che tutti questi poi che sono stati usati dopo, in particolare mi riferisco agli apostoli, dovevano essere ebrei di ebrei, circoncisi, ebrei di madre, di padre, proprio perfettamente. Apocalisse 22:10 dice: poi mi disse, non suggellare le parole della profezia di questo libro, perciò che il tempo è vicino. Gesù è venuto a dissuggellare, e poi più avanti nel verso 18 dirà non aggiungere niente, perché tutto è stato dissuggellato. E quando dice non aggiungere niente alle parole di questo libro, è vero che in primis si sta riferendo al libro della Rivelazione, dell'Apocalisse, che a sua volta si ricollega a Daniele, e quindi Daniele si ricollega a tutto l'Antico Testamento, e la Rivelazione a sua volta si ricollega a tutto il Nuovo Testamento, quindi si riferisce a tutta quanta la Bibbia. Tutte quante le verità della Bibbia sono state dissuggellate, tutte, con l'ultima figura che è il capo, come troviamo scritto in prima in Colossesi capitolo 1 verso 18. Egli stesso è il capo del corpo della Chiesa. Il capo è Cristo. La figura più alta è quella che poi è venuta, questa figura che è Cristo, che è Dio, e ha dissuggellato ogni cosa. E quindi guai a chi aggiunge a queste parole. Quindi non si può portare nuova rivelazione, o non si può dire io sono venuto per dissuggellare. No, la parola di Dio ha dissuggellato ogni cosa. I falsi apostoli, i falsi profeti, i falsi patriarchi, i falsi, scusate il termine, vatte la pesca, sono falsi, falsi e falsi. Ipocriti che andranno di male in peggio, insegnando dottrine false, che non c'è trinità, che c'è una predestinazione, solo alcuni saranno salvati, pochi eletti, gli altri fanno quello che fanno, andranno all'inferno, che la Chiesa dovrà passare per la grande tribolazione. Insomma, c'è un minestrone che la gente non ci sta capendo più niente. Però in parte è anche colpa della gente, perché la gente non investiga. Passa 18, 40, 50 ore davanti al televisore e non apre mai la Bibbia, per dire, o magari fa di tutto di più e non si occupa delle cose del Signore, della lettura della Bibbia,
dell'investigare la parola di Dio, del frequentare le riunioni di culto come comanda il Signore, ovviamente lasciando stare proprio quei casi particolarissimi che proprio non hanno una chiesa di sana dottrina intorno, e allora fanno bene a farle a casa propria, gloria a Dio, e fare una chiesa in casa tua, alleluia, amen. In via eccezionale questo, anzi, la chiesa comincia così ed è chiesa a tutti gli effetti, gloria a Dio. Questo proprio quando non c'è niente in giro, che purtroppo oggi in milioni di persone, io le so, le cose stanno così in giro per tutto il mondo. Io conosco molto bene molte realtà che si trovano sparse in giro per il mondo, e c'è tanta gente che purtroppo si vede costretta a fare così. Comunque, adesso veniamo a noi. E quindi trascurano questo, trascurano la preghiera, la comunione col Signore, il pregare il Signore, si occupano di tutto meno che delle cose di Dio, e poi ovviamente qualunque cosa tu gli dica, ci credono. Benedetto è il santo nome del Signore. Benissimo, ma Apocalisse 1:1 inizia con la rivelazione di Gesù Cristo, la quale Dio gli ha data. Allora, qui ci sono due persone, ok? La rivelazione di Gesù Cristo, prima persona, la quale Dio gli ha data, seconda persona. Quindi noi vediamo che già il Signore ci comincia a presentare la Trinità. Poi più avanti si vedrà ancora meglio, fino ad arrivare al capitolo numero 5. Bene. Poi io vorrei però rimanere nel capitolo 1 e passare al verso 19. Vediamo dove sta verso 19, eccolo qua. Verso 19 dice, leggo, scrivi dunque le cose che tu hai vedute e quelle che sono, quelle che saranno da ora innanzi. Quindi scrivi, quindi di suggella, ok? Il misterio delle sette stelle che tu hai vedute sopra la mia destra e quello dei sette candelieri d'oro, o quindi dei sette candelabri. Quindi il misterio delle sette stelle, dei sette candelieri, delle sette menorah, dei sette candelabri, gloria a Dio, viene dissuggellato direttamente da Gesù Cristo. Non è vero che sono sette epoche, che doveva venire, ogni epoca ha un nome, gloria a Dio, e che appartiene a un determinato periodo, insomma tutte queste sciocchezze. Lì parla della Chiesa in generale, in questi 2000 anni, gloria a Dio, l'epoca della Chiesa, che appunto finisce con Apocalisse capitolo 4. Da quel momento la Chiesa non si vede più, viene rapita in cielo, di questo ne abbiamo già parlato, e nel capitolo 6 proprio vediamo l'inizio della grande tribolazione con l'avvento del cavallo bianco, che è l'anticristo, che alcuni dicono è Cristo, no, non è Cristo, ma di questo ne abbiamo già parlato, ok? Cristo non deve ricevere la corona, Cristo ha già la corona, già regna, lì invece gli viene data la corona, lì c'è tutta la storia, la falsa pace, il cavallo bianco e l'armamento nucleare che adesso c'ha, appunto porterà questa falsa pace, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi il mistero dei candelabri non è che moppe, come dicono alcuni, per 2000 anni siamo stati nella cecità, poi sarebbe arrivato sto profeta qui che dipingono, ma non solo. Piano piano, gloria a Dio. E quindi è stato dissuggellato direttamente dal Signore Gesù Cristo. Bene. Quindi non fu un uomo, non fu un profeta, non fu una donna, non fu la cosiddetta mamma di Dio, che poi ci girano intorno, prendono, come si dice, Genesi 3, verso 15, no, perché lì parla della donna, no, lì parla, non parla della donna. Lì parla della, più che della donna, parla della progenie. Se tu lo leggi nel linguaggio originale c'è scritto hu lui, è progenie maschile, lì proprio de femminile non c'è niente come profezia. C'è la progenie della donna, la donna è lo strumento, ma colui che è
colui dove viene fatta l'enfasi è sulla progenie ed è al maschile, e lì indica il Cristo, lì proprio la donna non c'entra niente, diciamo è solamente un mero strumento che accoglie questo corpo. Quindi la donna è stata madre di questo corpo, poi il corpo di Cristo è morto, Cristo è risuscitato, adesso si trova su nel cielo e non ha più questo corpo, quindi Maria non è più madre, diciamo, di Dio, perché è stata madre del corpo che Cristo ha preso, ma questo corpo non esiste più, non c'è più, quindi Dio non può avere madre. Alleluia, perché Dio è sempre esistito, mentre invece Maria è una creatura. Ma questa è un po' un'altra storia, anche se rientra benissimo, perché nessuno ha disuggellato. La dimostrazione finale si trova nel capitolo 5. Il capitolo 5, mamma mia, però qui, Signore Santo, andrebbe letto tutto, ma ci porterebbe un sacco di tempo. Allora, capitolo 5 dice: poi io vidi nella mano destra di colui che sedeva in sul trono un libro scritto dentro e di fuori, ed era suggellato e aveva 7 suggelli, ok? E qui parla ovviamente dei suggelli, gloria a Dio, che ricollega a sua volta, già detto, questo libro con il libro di Daniele, quindi in particolare qui viene posta enfasi sul libro dell'Apocalisse. Ma abbiamo spiegato che non è solo così, perché poi leggendo tutto il libro e tutto il contesto ci rendiamo conto anche che va a abbracciare tutta quanta la parola di Dio. Ma in particolare qui fa enfasi su questo. E vidi un possente angelo che bandiva con grande voce: chi è degno di aprire il libro e di sciogliere i suoi suggelli? Chi è degno di dissuggellare? Chi? Signore Santo, ascolta queste parole, poni menti. Nessuno, né in cielo, né sopra la terra, né di sotto alla terra, poteva aprire il libro, neanche riguardarlo. E io piangevo forte perché nessuno era stato trovato degno di aprire. Giovanni, l'apostolo dell'amore chiamato, piangeva perché nessuno poteva sciogliere queste verità che erano state suggellate. Nessuno poteva dissuggellare. Dove sono questi grandi uomini di Dio? Dove sono? Dove erano? Eppure siamo ormai, Giovanni si trova lì alla fine dei tempi, perché è stato trasportato nel futuro. Lì c'era Mosè, il grande Mosè. Chi come Mosè? Nessuno nell'Antico Testamento è stato come Mosè, tranne Giovanni il Battista. Ma adesso parliamo di Mosè. Nessuno come Mosè, un santo uomo di Dio. Chi più di lui poteva andare a prendere questo libro e dissuggellare? Chi più di Mosè? Eppure lui piangeva perché nessuno fu trovato. Mosè, ma come? Ma c'è Mosè? C'è Mosè il grande? No, Mosè non è degno di dissuggellare. Ok, allora vogliamo prendere Elia. Prendiamo Elia, il grande Elia. Chi come Elia? Neanche ha visto la morte, è stato rapito. Alleluia, insieme a Enoch. Chi come loro, che furono talmente grandi che il Signore non li fece morire? Potevano loro andare lì e dissuggellare questa grande verità? No, perché non sono degni. Va bene, allora senti, facciamo una cosa, chiamiamo Giovanni il Battista. Lo ha detto Gesù, nessuno è stato come lui, è stato più grande di Mosè, impossibile, non si poteva essere più grande di Mosè. Eppure Gesù ha detto che Giovanni il Battista è stato più grande di Mosè. Alleluia, Giovanni, vai, prendi quel libro, disuggellalo, che come te hai annunciato il Cristo, lo hai pure battezzato. Alleluia, ecco perché è stato il più grande di tutti quanti. Ha preso il Messia nelle mani, lo ha battezzato. Alleluia, tu sei degno di aprire quel libro. Vai, Giovanni. No, nessuno è degno di aprire quel libro. Va bene, senti, ma c'era l'apostolo Paolo. Il grande apostolo Paolo, il più grande di tutti quanti gli apostoli. Nessuno sulla faccia della terra del Nuovo Testamento, dell'Antico, nessun uomo, dopo Cristo, praticamente è stato l'uomo più grande che l'umanità abbia mai conosciuto. Chi come l'apostolo Paolo? Nessuno come lui.
Apostolo Paolo, tu sei degno, sicuramente tu puoi essere degno. Vai e prendi quel libro e dissuggellalo. No, nessuno può dissuggellare quel libro. Allora qualcuno dirà, forse io ce l'ho. Ce l'ho la figura che lo può fare. Io ce l'ho, dirà qualcuno. È Maria. Occhi come Maria. È la mamma di Dio, dicono alcuni. Sì, è la mamma di Dio. Ti pare che la mamma di Dio non può dissuggellare quel libro? Ma per cortesia! No, nessuno può dissuggellare quel libro. Nessuno. Nessuno è degno. Tutti sono caduti, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio. Romani 3:23. E sono salvati per mera grazia, mediante la fede. Perché tutti hanno peccato. Maria, Paolo, Giovanni, gli apostoli, Mosè, Elia, tutti sono venuti meno. Tutti hanno peccato e sono stati salvati per la grazia di Dio. E Giovanni piangeva. Giovanni piangeva. E io piangeva forte, scritto nel verso 4. Nessuno era stato trovato degno di aprire il libro e di leggerlo. E non pur di riguardarlo, alleluia, altro che io sono venuto a dissuggellare, ma per cortesia. E uno dei vecchi mi disse, non piangere, ecco il leone della tribù di Giuda, la radice di Davide, ha vinto per aprire il libro e disciogliere i suoi 7 suggelli. Suggelli, dissuggellare, sciogliere. Alleluia! Gesù Cristo è l'unico. Alleluia! E poi più avanti dirà che l'agnello, Gesù Cristo, andò sul trono e prese il libro dalla mano di colui che sedeva sul trono. Qui c'è una trinità palese. Scusate. Qui c'è una trinità palese, benedetto il santo nome del Signore, alleluia. E poi ci vengono a dire alcuni, è venuto il profeta Branham per dissuggellare e ci ha detto dopo 2000 anni che non c'è trinità, blasfemia. O quell'altro che c'hanno, che c'ha una cosa, e alcuni presentano un libro perché questo libro è la storia della madre chiesa, e altri presentano la profetessa perché questa profetessa è lei, colei che viene affiancata alla parola di Dio. Altri ancora presentano il corpo direttivo, perché il corpo direttivo ci dà la luce a tutti quanti noi. Altri presentano la propria denominazione, perché la nostra denominazione ha la verità, e quelli che non fanno parte della nostra denominazione non sono fratelli. E bla bla bla. Apocalisse 22, verso 10 dice... Poi mi disse, non suggellare le parole della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino, gli ultimi giorni. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, cari amici in ascolto, vediamo. Sì, l'abbiamo già letto il verso 7, benissimo. Allora. Io capisco che questo parlare può essere duro alle orecchie di molti, ma cari amici in ascolto, non siamo qui per offendere nessuno. Siamo qui per insegnare quello che Gesù ha dissuggellato. Di questo ne parleremo tra un po'. Noi amiamo il Signore e la Sua parola. Non vuole accettare, per carità di Dio, ognuno è libero di prendere, di lasciare, di accettare, di non accettare. Noi però dobbiamo rimanere franchi, però lo facciamo col massimo rispetto e il massimo tatto,
perché sappiamo che abbiamo a che fare con esseri umani. Come dico ogni tanto, qualcuno mi scrive, io faccio presente quando rispondo, mi rendo conto che davanti a una persona con dei sentimenti, gloria a Dio, e quindi noi usiamo il massimo rispetto e il massimo tatto, benedetto è il nome del Signore. Quindi siamo franchi nel farlo, diciamo la verità, ma in noi non c'è veramente cattiveria. Noi non vogliamo presentare una religione e neanche un pensiero personale, noi vogliamo solamente rappresentare quello che è scritto nella parola di Dio. La parola di Dio è più che sufficiente, è basta, è sufficiente appunto, è necessaria anche, necessaria, cioè non abbiamo bisogno di altro per arrivare alla conoscenza della verità. Alleluia, amen. Quindi non ve la prendete. Santo, santo, santo. Poi se uno non vuole accettare, ma gloria a Dio, ma Dio ti benedica, noi comunque benediciamo sempre. Amen. Di qualsiasi, come dire, come si dice a Roma, di qualsiasi parrocchia tu sia, comunque noi ti benediciamo sempre, a prescindere, gloria a Dio. Bene, quindi stabilito, sancito, sottolineato questa verità biblica, questo principio biblico è tutto, ok? Adesso possiamo passare alla seconda parte, diciamo, gloria a Dio, quindi al fatto che il Signore dopo che il vediamo, Efesini, scusate, vado a cercare Efesini, ok, ho aperto Efesini, dopo che il Signore è venuto, ha dissuggellato ogni cosa, ok, il Signore chiama degli uomini che lui stesso aveva ammaestrato, ok, chiama questi 12 uomini, ok, che lui li appunto li chiama, in verità li aveva già chiamati prima perché lui è venuto, ok, e chiama i 12 apostoli, ok. Noi sappiamo che nella parola di Dio ci sono varie realtà che come dire l'uomo, ok, che chiama l'uomo per determinati compiti, questo lo vedremo dopo. Ma c'è un compito in particolare, che è il compito degli apostoli, che l'apostolo doveva, perché oggi non esistono più gli apostoli, ma di questo accenderemo qualcosa, ne abbiamo già parlato abbondantemente in altri video. Gli apostoli dovevano avere la peculiarità, la prerogativa di ricevere la chiamata direttamente da Dio, direttamente da Dio. Questa era una caratteristica che dovevano avere. Ecco perché poi Mattia fu scartato da Dio stesso e chiamò Paolo, appunto. Bene, quindi il Signore chiama i suoi 12 apostoli e li insegna per 3 anni e mezzo e dopo che lui se ne va su nel cielo, noi vediamo anche in Apocalisse che lui continua a dargli nuove rivelazioni, ma lo fa solo con loro. Perché loro andranno a chiudere il canone biblico, il quale, il canone biblico, dissuggella tutto. E quindi l'ultimo che chiude questo canone biblico è sempre Gesù, ma attraverso chi? Attraverso l'Apostolo Giovanni, nel libro appunto della rivelazione, quindi del dissuggellamento. Questo è molto importante. Quindi con Giovanni si chiude il canone biblico e tutto viene dissuggellato e guai a chi aggiunge dicendo appunto io devo dissuggellare, attenzione, è una blasfemia. Benissimo. Efesi 2, verso 20, sì. Dice, essendo edificati sopra il fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo però, attenzione, Gesù Cristo stesso, la pietra del capo del cantone in cui tutto l'edificio ben composto cresce in tempio santo nel Signore, il quale ancora voi siete insieme edificati per essere un abitacolo di Dio in spirito. Benedetto il nome del Signore. Quindi noi vediamo che il Signore è il fondamento, è il capo, è il fondamento e il capo, è tutto. Infatti il fondamento è la parte più bassa, è quello che regge tutto. Il capo, quindi allora fondamento, la parte più bassa, capo, la parte più alta, fondamento primo, capo ultimo, fondamento Aleph, capo Aleph Tav, Tav è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico, o alfa e omega, o primo e l'ultimo. Lui è tutto, lui è il fondamento, lui è il capo, lui è il primo, lui è l'ultimo, lui è chi apre
lui è chi chiude, lui è chi aveva suggellato nel passato con Daniele, lui è quello che disuggella con l'Apocalisse alla fine dei tempi, alla fine, quindi 2000 anni fa. Tutto rientra qua dentro, lui fa tutto. Punto. Su questo fondamento subito vengono gli apostoli che appunto vanno a chiudere il canone biblico scrivendolo, perché l'hanno scritto, gloria a Dio, da quel momento tutto viene chiuso con i 12 apostoli. Alleluia. Quindi prima Corinti 3, ricordate il verso 16 famoso. No, mi sbaglio sempre, non è dal verso 16, è dal verso 11. Sono 20 anni che commetto questo errore, non mai. È dal verso 11, mi sono sempre 3:16, non è 3:16, 3:11. Oh, non mi c'entra in testa. Allora, 3:11, perciò che niuno può porre altro fondamento che quello che è stato posto, il fondamento è stato posto. La disuggellazione è avvenuta. Da chi è stato posto questo fondamento? Che è Gesù Cristo, quindi lui è venuto, ha predicato, abbiamo detto, ha disuggellato, ha annunciato, non solo ha insegnato, ma ha dato legge, ricordate in Matteo 5, ma io vi dico, ha dato legge. E poi dice, ora, se qualcuno edifica sopra questo fondamento, alleluia, oro, argento, pietre, eccetera, eccetera, vediamo un po' se ci conviene, perfetto, quindi nessuno, gloria a Dio, può porre altro fondamento però nel verso 9 dice noi siamo operai nell'opera di Dio, voi siete il campo di Dio, l'edificio di Dio, io, dice l'apostolo Paolo, secondo la grazia di Dio che mi è stata data come savio architetto, ho posto il fondamento. Ok, ha posto il fondamento. Però abbiamo letto, perché la scrittura la dobbiamo leggere complessivamente, ok? Non un verso fuori dal contesto. Quindi lui ha posto il fondamento, ma attenzione, perché il capo stesso, la pietra cantone, è proprio Cristo. Quindi lui ha cominciato a costruire su questa pietra. Quindi ecco perché c'è prima il fondamento e poi subito gli apostoli. Poi sopra ancora c'è il capo e lì in mezzo c'è i tempi della fine, c'è la Chiesa. E poi lì entra la Chiesa. Quindi c'è Cristo, gli apostoli, la Chiesa e infine chiude tutto il capo, Cristo. Amen. Benissimo. Quindi questo è molto importante. Quindi Gesù Cristo, come stiamo leggendo, ha direttamente disuggellato, questo lo ha fatto nell'Antico Testamento, quindi Gesù ha suggellato in Daniele e Gesù disuggella con tutto il Nuovo Testamento e infine con l'ultimo libro del Nuovo Testamento, che è appunto l'Apocalisse. Benissimo. Infatti gli apostoli ebbero a essere insegnati direttamente dal Signore Gesù per 3 anni e mezzo, poi verrà l'apostolo Paolo, il Signore gli si manifesta, gloria a Dio, lo chiama, gloria a Dio, e c'è quel continua l'insegnamento, ci sono altre manifestazioni, ci sono delle Shekinah e anche dei rapimenti su nel cielo. Lo stesso apostolo Paolo verrà rapito al terzo cielo, l'apostolo Giovanni verrà rapito al terzo cielo. Quindi quando qualcuno vi dice ma io non so se c'è vita eterna perché mai nessuno è tornato, tu rispondi è falso, almeno 2 sono tornati, Paolo e Giovanni, e lo hanno lasciato per iscritto. Che poi tu non vi credi, quello è un problema tuo, ma chi non crede sarà condannato, anzi è già condannato. E quindi loro ricevono ulteriore luce e ulteriori disuggellamenti, uno su tutti appunto l'apostolo Paolo, gli viene rivelata e quindi viene disuggellata la grande verità, il grande mistero dei misteri nascosti, come dirà lui stesso nell'Antico Testamento, del rapimento della Chiesa. Alleluia, gloria a Dio. Io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti quanti in un batter d'occhio saremo trasformati da questo corpo, riceveremo un altro corpo, andremo a incontrare il Signore nell'aria. Questo è scritto in Prima Corinti capitolo 15, ma anche in Prima e Seconda Tessalonicesi, tutti e tre questi libri sono molto importanti.
importanti. Benedetto, uno è Tessalonicesi, prima Tessalonicesi 2, e l'altro dovrebbe essere prima Tessalonicesi 4. Allora, a memoria vediamo un po', perché devo aiutare i dati giusti, quindi lo vado a cercare. Allora, prima Tessalonicesi, no, è capitolo 4. Capitolo 4, prima Tessalonicesi 4 era al contrario, e seconda Tessalonicesi 2. Avevo fatto al contrario. Ma io, ragazzi miei, io non mi ricordo più niente. Alleluia. Gloria a Dio. Ogni tanto faccio cilecca. Gloria a Dio. Ma viva la nostra umanità, insomma. Gloria a Dio. Benissimo. Perdo colpi. Gli anni avanzano. Eppure io comincio ad andare su con l'età, anche se qualcuno un giorno dice: ma tu c'hai 30 anni, davvero? Quanti ce ne ho qua? 30? Dice: sì, grazie. Mi hanno dato 30 anni, io proprio ringrazio. Proprio. Si vede che la webcam questa qui è un bacio proprio. Amen, gloria a Dio. Bene, allora, quindi, cari fratelli e cari amici, è stabilita quest'altra verità, cioè che il canone biblico si chiude, ok, con il Cristo e con i 12 apostoli, punto, si chiude lì il canone biblico e viene dissuggellato tutto. Da adesso in poi non aspettiamo più nuove rivelazioni. Ogni tanto si sente qualcuno che dice: io porto nuove rivelazioni, il Signore ha un nuovo messaggio per questi tempi, il profeta tale ha dissuggellato, l'apostolo tale ha dissuggellato, eccetera, eccetera, eccetera. Cari amici, non crediate a ogni spirito, ma proviate gli spiriti, è scritto. Gloria a Dio. Bene, a questo punto, prima Corinti 3,12, come abbiamo letto, prima Corinti 3,12, dice: ora, se alcuno edifica sopra questo fondamento, quindi ora, una volta posto questo fondamento, chiuso, dissuggellato, entra la Chiesa. Soprattutto questo, in mezzo tra il fondamento, gli apostoli e il capo, qui in mezzo c'è la Chiesa. La Chiesa è chiamata a edificare, non a annunciare nuova dottrina, non a dissuggellare, già è stato tutto dissuggellato. Quello che è stato dissuggellato, adesso il Signore ha detto: andate per tutto il mondo, predicate, insegnate, ammaestrate. Chi accetta, chi crede, si è battezzato nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo e sarà salvato. Benissimo. Quindi a questo punto entra la Chiesa. Adesso è la Chiesa, ok, che insegna questo, quello che è stato dissuggellato. Questo, la Chiesa lo prende, lo legge. Allora il Signore ha detto: ah, allora, possiamo dire, io ti dico, sì, che il Signore però ha detto, ok, chi crederà sarà salvato, ok? Bene. Quindi noi possiamo dire: io ti dico, io ti ricordo quello che lui mi ha detto a me. Come me l'ha detto? Tramite un sogno, tramite una visione, stavo nel fiume, ho sentito una voce. No. Qua, se no uno si sveglia la mattina, se fa un sogno, c'ha una visione, sente una voce, gli appare un angelo, eccetera eccetera, gloria a Dio, gli appare un angelo e fa una dottrina nuova. No, quello che conta è quello che è scritto. Poi se uno ha una visione, una voce, eccetera eccetera eccetera, che sono cose che sarebbero avvenute negli ultimi tempi, tutto viene giudicato alla luce della parola di Dio. Quindi se la visione, se la voce, se il sogno che hai fatto va contro la parola di Dio, sia esso anatema, quindi sia esso maledetto, che significa separato da Dio. Noi non camminiamo per queste cose, camminiamo per la parola di Dio. Così è scritto. In questi ultimi giorni dirà colui che ha scritto l'epistola agli ebrei nel capitolo 1, lo vado a cercare, ebrei 1, allora, eccolo qua. In questi ultimi giorni, allora, avendo Dio 1:1, ebrei 1:1, avendo Dio variamente e in molte maniere parlato già anticamente ai padri nei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi nel suo figliuolo,
il quale ha costituito erede di ogni cosa, eccetera, eccetera, eccetera. Il suo figliolo ha parlato a noi, ha dissuggellato e ci ha lasciato appunto questa meravigliosa parola. E questa, quella che la Chiesa annuncia, insegna. La Chiesa non porta nuova luce, la Chiesa non porta nuova dottrina, la Chiesa non deve dissuggellare niente. La Chiesa semplicemente predica. Tutta quanta la Chiesa è chiamata a annunciare le verità di Dio, a parlare delle grandi cose di Dio, a testimoniare, ad essere la luce del mondo, come dirà Gesù stesso in Matteo: voi siete la luce del mondo, una lampada posta sotto al tavolo, sotto al letto, non porta luce, ma deve essere collocata in alta, quindi tutti devono vedere le nostre azioni, eccetera, eccetera, eccetera. In questa verità ci sono alcune cose che vanno sottolineate. Benissimo. Allora, è che la Chiesa è stata chiamata per edificare sul fondamento. Efesini 3:4, per esempio, Efesini 3:4, lo vado a cercare, Efesini 3:4. Parla sempre qui, io adesso sto ancora un po', non ne sono completamente uscito fuori per quanto riguarda la dottrina appunto che hanno dato gli apostoli. Allora, infatti io qui mi ero segnato Efesini 3:4 per dirvi che praticamente gli apostoli, che hanno posto anche loro il fondamento, lo hanno posto, Efesini 3:4 è chiaro, come è scritto in Efesini 3:4, a che potete leggendo conoscere qual sia la mia intelligenza del mistero di Cristo, il quale non fu dato a conoscere nelle altre età ai figli degli uomini, come ora è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di esso in spirito. Quindi noi vediamo che gli apostoli hanno ricevuto questa rivelazione e hanno ricevuta la dissuggellazione di questo mistero, che già questo già l'avevamo detto, però adesso l'abbiamo proprio letto, gloria a Dio. E quindi hanno ricevuto questo, e quindi sono loro che hanno dissuggellato, alleluia. Cioè è sempre stato Cristo, già l'abbiamo visto, però poi Cristo ha continuato tramite loro per chiudere proprio il canone biblico, santo è il nome del Signore. Bene, poi questo è scritto in Efesini 3 verso 4, amen. Poi Efesini 3:9, di manifestare a tutti qual è la dispensazione del mistero, il quale dai secoli è stato occulto in Dio, che ha create tutte le cose per Gesù Cristo. E quindi nel passato era tutto molte cose erano suggellate e adesso sono state rivelate, dissuggellate tramite Cristo, il quale a sua volta ha ammaestrato i 12 apostoli e poi gli si è manifestato, gli ha rapiti su nel cielo, eccetera, eccetera, per dissuggellare appunto quello che era stato suggellato nell'antichità. Andiamo avanti. Colossesi 1:26, il mistero che è stato occulto dai secoli ed età, ed ora è stato manifestato ai santi di esso. Ecco, gloria a Dio. E poi parla di lui ha voluto far conoscere verso, insomma, qual è la vera bontà del Signore, eccetera, eccetera.
annunziando, ammonendo, ammaestrando ogni uomo in ogni sapienza a ciò che presentiamo ogni uomo compiuto in Cristo. E quindi noi vediamo che il mistero era occulto nei secoli e nelle età passate, ma ora è manifesto ai santi di esso. Quindi è stato dissuggellato, sempre in Colossesi, parla della intelligenza e della conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo, in cui sono nascosti tutti i tesori della sapienza e della conoscenza, e che questo è stato dissuggellato perché siano consolati, essendo egli congiunti in carità in tutte le ricchezze del pieno accertamento dell'intelligenza della conoscenza del mistero. Alleluia! Tutto è stato dissuggellato in Cristo Gesù. E Efesi, vediamo un po' Efesi. Paolo dice, Efesi 6:19, per me ancora ciò che è, pregate per me perché mi sia data la parola con apertura di bocca per far conoscere con libertà il mistero dell'Evangelo. Per far conoscere il mistero dell'Evangelo. Quindi i 12 apostoli hanno portato la luce proprio totale, sempre per rivelazione del Cristo che li ha pure rapiti in cielo, e per disuggellare tutto questo. Benedetto è il santo nome del Signore. Bene, ora, a un certo punto, quando noi abbiamo capito tutto questo, ecco, io questo qui l'avevo saltato, scusate, abbiate pazienza, gloria a Dio. Ero già partito con la Chiesa, alleluia, invece questo qui andava un attimino sottolineato, lo abbiamo sottolineato, adesso torniamo a dove io ero arrivato prima, che avevo corso troppo, abbiate pazienza. È stato un errore da parte mia. Che belli gli errori che facciamo, dimostrano quanto siamo imperfetti e umani. Alleluia, solo Cristo non sbaglia mai, noi sbagliamo. Amen. Quindi avevo corso troppo, bene, però grazie a Dio abbiamo rimediato. Quindi adesso invece, dopo tutto questo, ok, che è venuto il Cristo, ha suggellato nell'Antico Testamento in Daniele, poi lui stesso nel passato aveva fatto capire fin dall'inizio con Adamo che lui aveva dato la sua parola, la sua luce, la sua rivelazione, e appunto Adamo poi insegnò Eva, ok? Quindi Dio dissuggella all'uomo, poi l'uomo a sua volta riceve questa dissuggellazione e poi la insegna, ok? Questa figura qui, questo principio lo troviamo già appunto come principio nell'inizio proprio della Genesi. Lo ritroviamo nuovamente nell'inizio del Nuovo Testamento. Viene il Cristo, dissuggella tutto, annuncia tutto, prende i suoi 12, li ammaestra, poi lui muore, risorge, si manifesta, ci sono rivelazioni, ci sono Shekinah, ci sono rapimenti, li porta su nel cielo, Paolo e Giovanni, gli dà delle rivelazioni, l'apostolo Paolo riceve una marea di rivelazioni, tra cui il rapimento della Chiesa, l'apostolo Giovanni riceve la dissuggellazione del libro di Daniele e di tutto quanto, anche tutto quanto il resto della parola di Dio insieme agli altri apostoli. Gli apostoli vengono, chiudono il canone biblico, tutto viene dissuggellato, a questo punto c'è la Chiesa, abbiamo visto che la Chiesa è stata chiamata ad andare per tutto il mondo, predicare, annunciare, vivere una vita santa, appunto ricordare al mondo quello che Dio ci ha insegnato e ha Lui stesso dissuggellato. In tutto questo, alla Chiesa vengono date vengono dati i cosiddetti 5 ministeri, che si trovano in Efesini capitolo 4. Il verso 11 dice: egli stesso ha dato gli uni come apostoli, profeti, evangelisti, pastori, dottori. 5 ministeri. Gli apostoli sono finiti. Qui per apostoli si intende missionari. Gloria a Dio,
Di questo ne abbiamo già parlato. Oggi gli apostoli non ci sono più, ci sono i missionari. Io ho avuto la grazia di stare, io non sono mai stato un missionario, però sono stato in missione a 15 anni in Amazzonia, di molti mesi, e facevo le mie prime esperienze, quindi ho visto un po' come si muovono, la differenza che c'è tra un ministero e l'altro. Gloria a Dio, facevo già i miei primi passini, gloria a Dio, ero un giovanotto, insomma un quindicenne ero, alleluia. Bene, e sono stato disciplinato, una bella scuola, le vere missioni, c'è molta, come dire, sana rigidità, sana, cioè tu non è che vai in missione, no? Apro una parentesi, io so quello delle parentesi, a volte capita, specialmente in questi ultimi giorni, che si va nelle missioni, e nelle missioni c'è la riunione di culto tutti i giorni, e non ci va quasi nessuno, no. Io poi stavo all'estero, in Amazzonia, lì si è quadrati, lì tutti i giorni c'era la riunione, e nessuno mancava alla riunione, e se qualcuno mancava, gli si bussava alla porta, qui si fa il missionario, se non ci vuoi stare, nessuno ti obbliga, te ne puoi andare al tuo lavoro secolare, vai in una chiesa, fai quello che ti pare, ma se stai qui, insomma, ci sono delle regole sane. Com'è che non sei venuto? Domanda, o non sei venuta? Là si dava una spiegazione logica, bene, se no, insomma, nessuno è obbligato a andare in giro per il mondo a fare il missionario. E quindi tutti i giorni riunioni di culto, annunciare l'Evangelo, insomma, io poi, essendo minorenne, tutti i minorenni avevamo l'obbligo, tutte le domeniche, di andare davanti tutta la congregazione, uno per uno, i minorenni, e portare un verso della parola di Dio a memoria. Gloria a Dio. E quindi, insomma, erano le prime esperienze che si facevano. Quindi i 12 apostoli, diciamo, l'apostolato oggigiorno non c'è più. Paolo è stato l'ultimo apostolo, come dirà lui stesso in Prima Corinti 15 verso 8 e 9. Gloria a Dio che lui sarà l'ultimo apostolo. Da lì in poi non ci saranno più. Gli apostoli erano gente che viaggiavano, erano missionari, ecco perché noi troviamo anche altri apostoli, come per esempio Barnaba, benissimo, e anche molti altri, ma non facevano parte dei 12 apostoli, i quali ritroviamo anche quando scende la Nuova Gerusalemme, ci sono i 12 nomi degli apostoli. Questo è molto importante, ma di questo ne abbiamo già parlato. Quindi la Chiesa riceve questi cinque ministeri per il perfetto adunamento dei santi per l'opera del ministero, per l'edificazione del corpo di Cristo. Benissimo. Finché ci scontriamo tutti nell'unità della fede e della conoscenza del figliolo di Dio in un uomo compiuta. Poi nel verso 14 dirà: a ciò che non siamo più bimbi flottando e trasportati da ogni vento di dottrina. Quindi i cinque ministeri vengono dati per insegnare la dottrina che è stata data da Cristo ed è stata dissuggellata da Cristo. Poi sono venuti gli apostoli, hanno chiuso il canone biblico e tutto è stato dissuggellato. Quindi la Chiesa si muove in questa verità e i cinque ministeri sono stati dati a tutta quanta la Chiesa perché la Chiesa possa essere salda nella sana dottrina e non essere trasportata da ogni vento di falsa dottrina. Benedetto è il santo nome del Signore. Benissimo. Ora, siccome il Signore ha deciso di agire in questa maniera, quindi di dare cinque ministeri, sono tutti cinque ministeri che il Signore utilizza per questo scopo. Okay. Quindi ci sono i profeti, ci sono i missionari, gli evangelisti, i pastori, i dottori. Okay.
senza entrare nello specifico di ogni ministero, perché ogni ministero conosce il fatto suo, no? Tu prendi l'evangelista, io non sono evangelista, quindi io non ho la capacità né l'unzione né la chiamata, ok, di fare quello che fa un evangelista. Quindi io posso evangelizzare, assolutamente sì, ma non avrò la stessa unzione che ha uno che ha ricevuto quel ministero, quell'unzione, quella chiamata. Viceversa per il pastore, viceversa per il missionario. È come se tu gli vai a dire, tu che fai il pastore, gli vai a dire a un missionario quello che deve fare, quello lo sa meglio di te quello che deve fare. Poi il missionario varia da nazione a nazione. Un conto è un missionario che sta in missione nascosta in Corea del Nord o in Cina o dove ti tagliano la testa, è un conto uno che se ne sta tranquillamente in altre parti dove c'è libertà di espressione. Ecco, loro sanno quello che devono fare, lo sanno meglio di te, tu non gli devi insegnare niente a loro. Il pastore sa quello che deve fare, anche se tutti impariamo da tutti. Questo è un principio biblico e non solo. Ma poi che tu gli devi dire dalla A alla Z quello che lui deve fare, beh, ognuno conosce il fatto proprio. Ecco. E quindi, insomma, gli evangelisti, i missionari, i dottori, poi i dottori della legge sono molto particolari perché, già spiegato, hanno una conoscenza generale di quelle che sono le verità dottrinali bibliche che mettono paura, perché il dottore della legge, intanto per essere dottore, deve avere una conoscenza perfetta delle lingue veterotestamentaria e neotestamentaria. Si parte così, perché tu devi sapere quello che c'è scritto proprio nel testo originale. Quindi veramente hanno una mente molto, come dire, poi devi conoscere tutto il giudaismo antico, tutto, insomma, devi conoscere, sono decenni di studi, gloria a Dio. Circa due. Per diventare dottore della legge devi studiare più di 10 anni, insomma, oltre che essere nato di nuovo, essere battezzato di Spirito Santo, quella è la base, se no dove andiamo? Però ognuno ha il suo campo. Tutti questi campi, ok, servono per l'edificazione della Chiesa, che a sua volta la Chiesa venga ammaestrata per non essere sballottata da ogni vento di dottrina, e a sua volta gli altri possano anche loro entrare nell'opera del Signore, non solo con i 5 ministeri, ma anche con altri servizi, i servizi che si fanno alla Chiesa. Poi ci sono i doni. Quindi il Signore, dopo aver disuggellato, ha chiamato questi 5 ministeri per l'edificazione della Chiesa. Ecco qui il problema con i falsi profeti. Che il profeta viene presentato, il falso profeta, il falso apostolo, quello che ti pare, come la persona che avrebbe ricevuto la grande rivelazione o la disuggellazione. Viene presentata una figura. Prendiamone una a caso. Il profeta ha ricevuto la dissuggellazione degli ultimi tempi, scusate il termine, del vatte e la pesca. Ah sì? A me non dice questo la parola di Dio. A me la parola di Dio non mi dice che negli ultimi tempi il Signore si usa di una figura per annunciare tutto o per dissuggellare addirittura. A me la Scrittura mi dice che dopo che Dio ha dissuggellato tutto, ha dato 5 figure. E poi neanche che è venuta una figura e è sempre stata quella figura per tutte le età, o perché, che ne so, negli ultimi 100 anni o negli ultimi 200 anni c'è questa figura qua con nome e cognome. No, perché ogni chiesa, ogni realtà ha i suoi ministeri, il suo pastore, i suoi evangelisti o i suoi pastori, i suoi missionari. Ecco qui le chiese ricche e le chiese povere. Cosa sono le chiese ricche e le chiese povere? La chiesa, allora, se sei carnale, se sei materiale, se non hai capito niente della parola di Dio, dice che la chiesa ricca è quella che ha tanti soldi. Questo è il carnale, quello che non ha capito niente. Se invece sei spirituale, la chiesa ricca è quella che ha completamente, che è completamente ripiena di Spirito Santo,
con gente affiatata, con gente che prega, con gente che si raduna, con gente che si ama, che radica nella parola di Dio ed è piena di tutti questi ministeri, dei doni, pastori, dottori, eccetera, eccetera, eccetera. Quando una chiesa invece c'è solamente un pastore, qualcuno così, e gli altri vengono, non vengono, travisano, trascurano la comune radunanza, prendono le cose alla leggera, è una chiesa povera. Funziona così. Senza offesa per nessuno, stiamo insegnando e predicando. Quindi il Signore Gesù Cristo, ok, ha costituito cinque ministeri. E quando noi vediamo che si affaccia uno pseudo profeta o profetessa e porta sta nuova luce, ma il Signore non comunica tramite un profeta. Il Signore comunica tramite i cinque ministeri, ma non solo. Parla singolarmente, perché verrà il tempo che nessuno dovrà essere insegnato da Dio, perché ciascuno sarà insegnato direttamente da Dio. Quando noi riceviamo lo Spirito Santo attraverso la nuova nascita, e poi è necessario anche il battesimo dello Spirito Santo, noi a sua volta veniamo insegnati direttamente da Dio, perché i cinque ministeri è vero che servono e sono stati istituiti da Dio, ma chi insegna per primo è sempre lo Spirito Santo. Perché facciamo conto, prendiamo me come esempio, io adesso ti sto parlando e ti sto insegnando delle verità bibliche. Non sto dissuggellando niente, sto insegnando quello che già è stato dissuggellato. Ma se lo Spirito Santo non ti apre la mente per comprendere come è scritto, infatti degli apostoli, quando Paolo andò, predicò a delle donne, queste donne ricevettero la luce da parte dello Spirito Santo, il quale gli aprì il cuore. Se questo non avviene, tu non puoi imparare. Anche se io ti insegno, tu non puoi imparare, perché lo Spirito Santo non ti apre il cuore, e ovviamente lo Spirito Santo non apre il cuore a chi si ostina a indurire il proprio cuore, perché c'è il libero arbitrio. Benissimo. Quindi, tornando a noi, il Signore Gesù Cristo ha mandato i cinque ministeri, okay, perché questi cinque ministeri potessero essere utilizzati, okay, dal Signore per insegnare quello che già è stato annunciato e dissuggellato direttamente da Dio. Benissimo. E questo è molto importante. Quindi, come già detto, lo vogliamo ripetere, quando qualcuno si alza e dice: ah, io sono colui che ha portato nuova luce, o la nuova rivelazione, o la nuova dissuggellazione, o ha dissuggellato, dobbiamo capire primo che già è stato dissuggellato, e secondo poi il Signore tanto comunica direttamente, perché l'abbiamo già detto, è lo Spirito Santo che apre il cuore, ma poi il Signore ha costituito cinque ministeri, e non è che c'è una persona per ogni ministerio per tutto il mondo, no, perché ogni chiesa deve avere il suo pastore, il suo evangelista, o i suoi evangelisti, o i suoi pastori, dipende quanto è grande, i suoi missionari, se è una chiesa grande, una chiesa appunto che ha tante cose, i suoi dottori della legge, che è difficilissimo oggi trovarli, gloria a Dio, eccetera, eccetera, eccetera. Non è che ce n'è uno per tutto il mondo, no, ogni chiesa, Gesù è nel mezzo di ogni radunanza. Gesù ha detto: quando voi vi riunite, perché ovunque sono due o tre, ivi sono in mezzo di loro, quando voi vi riunite, gloria allo Spirito Santo, io sono in mezzo di voi. Quindi quando noi ci riuniamo, noi abbiamo il Signore intanto che è lì in mezzo di noi. Poi, come scritto in Prima Corinti, gloria a Dio, e anche Seconda Corinti, capitolo 6 mi pare, che lo Spirito Santo, noi siamo il Tempio dello Spirito Santo, quindi lo Spirito Santo è dentro di noi, che ci ammaestra, che ci dà luce, che ci apre la mente per capire, e poi il Signore parla appunto anche attraverso i credenti, quando testimoniano, quando leggono, e anche attraverso soprattutto questi cinque ministeri che sono costituiti proprio per insegnare dottrina. Infatti noi vediamo che i cinque ministeri, il loro compito principale è quello di dare dottrina, come abbiamo letto appunto nel verso 14 del capitolo 4 degli Efesi: a ciò che non siamo più bimbi
fiottando, trasportati da ogni vento di dottrina. Appunto, questi cinque ministeri sono strettamente collegati alla dottrina. Il pastore insegna dottrina, l'evangelista annuncia dottrina, il dottore proprio è quello più profondo nella dottrina. Non c'è gerarchia qui, attenzione, ci sono compiti diversi. Poi c'è il missionario, che è quello che va, fa un po' quello che fa l'evangelista, ma lo fa all'estero, gloria a Dio. E poi c'è il profeta, che molti confondono col secondo significato del termine. Il primo significato del termine profeta significa insegnare dottrina, quindi più che altro è predicare, il predicatore, insegnare dottrina è il primo significato del termine profeta, profetizzare. Poi c'è anche annunciare eventi futuri, ok. Ma il primo significato, proprio nel linguaggio originale del greco antico, significa insegnare dottrina, dare dottrina, quindi più che altro si parla di un predicatore. Benissimo. Oltre a questo, abbiamo Prima Corinti, capitolo 12, vado a cercare, dal verso 7, è scritto appunto che il Signore dà i suoi 9 doni. Dal verso 7 è scritto, infatti, lo è un solo spirito, a ciascuno è data la manifestazione dello spirito per ciò che è utile e spediente. E quindi noi siamo chiamati appunto a cercare questi doni. Poiché a uno è data per lo spirito parola di sapienza, un altro di scienza, un altro di fede, un altro di guarigione, un altro di potenti operazioni, un altro di lingue, un altro di discernere le lingue, diversità di lingue, interpretazione delle lingue. Poi, nel verso 12 è scritto, perché siccome il corpo è un solo corpo, ma ha molte membra, tutte le membra di quel corpo, che è un solo, benché siano molte, sono uno stesso corpo, così ancora Cristo. Io ricordo quando ero giovane, il mio pastore in continuazione portava questo passo e questi insegnamenti. Poiché in uno stesso il mio pastore era Ezio Evangelisti, trovate i suoi video su YouTube. Io vengo, sono cresciuto in una chiesa, si sa da dove vengo io, il mio cognome stesso Evangelisti è conosciuto qui a Roma, non tantissimo, però abbastanza, insomma, in più di 50 chiese, gloria a Dio, benedetto il nome del Signore. Non è che sto apparso così, dice, ma chi è questo, chi è? No, uno si deve sempre presentare. Ecco perché io, quando sento qualcuno, vorrei sapere chi è, da dove viene, a quale chiesa appartiene, chi è il suo pastore, se lui è pastore, dove fa il pastore. Ogni tanto appare gente così, si mette a dire cose e non sappiamo niente di loro. Presentati, fammi sapere chi sei, è importante questo, E perché ci sono tanti che spaccano chiese, fanno, vanno in giro a far danni e vogliamo sapere le cose. Bene. Verso 13, poiché in uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati per essere un medesimo corpo, giudei e greci, poi parla, perciò che ancora il corpo non è un solo membro, ma molti membri, quindi non è che uno fa tutto, non è che adesso arriva un profeta, ci porta la nuova rivelazione, la nuova luce, distruggella tutto, fa solo lui e gli altri 5 ministeri, gli altri 4 ministeri se ne vanno in vacanza o in pensione, come vorrebbero farci credere alcuni. Se il piede dicesse, perciò che io non ho mano, io non sono del corpo, non è egli però del corpo? Se l'orecchio dice, perciò che io non sono occhio, io non sono del corpo, non è egli però del corpo? Cioè, noi veniamo edificati gli uni con gli altri. E questo vale anche per i ministeri. I ministeri hanno bisogno l'uno dell'altro. Per esempio, se io vado a fare una forte evangelizzazione, se c'è un evangelista, io mando avanti lui, perché io non ho ricevuto questo da parte del Signore, questo non mi impedisce di evangelizzare lo stesso, ma un conto che lo fa uno che ha ricevuto il ministerio è un conto che lo fa uno come me che non ha ricevuto questo ministerio. Lo fai lo stesso, ma non è la stessa cosa. È come se mi metto, che ne so, a predicare io, che ho anni e anni e anni di esperienza, che
ho, diciamo, spero che il Signore mi abbia chiamato, gloria a Dio, a questo, è un conto che lo fa uno che ha 3-4 anni di fede, che va lì davanti, e poverino, come mi è successo a me da giovanotto, a tutti l'abbiamo fatta a stessa spesa, ma ancora non era il momento. Io ho fatto un'esperienza che da giovanotto andai a predicare e il Signore mi ha chiuso la bocca. Non è il momento. Ma me l'ha chiusa proprio materialmente, eh? Proprio mi ha tolto tutta la saliva e non potevo più quasi aprire la bocca. No, Alessio, non è il momento. Seduto, due volte me l'ha fatto, ho capito, zitto. Finché non è stato il momento, Dio non mi ha aperto la bocca. Io ero anche uno che tartagliava, io non potevo parlare, io sono un miracolo vivente, io predico per miracolo, per grazia. Infatti, se ci fate caso, ogni tanto io mi inceppo. Io sono un miracolo vivente, io non dovrei predicare, eppure eccomi qua, la grazia di Dio. Bene, quindi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Un ministero non ha tutto, ha bisogno degli altri. Un fratello non ha tutto, ha bisogno degli altri. Quindi nessuno può venire e dire: io sono il profeta che ho portato l'ultima rivelazione, ho disuggellato tutto, ho portato luce su tutto in questi 2000 anni. È falso. Questo lo ha fatto Cristo agli apostoli, in virtù sempre di Cristo che è il fondamento e il capo di tutto. A tal proposito è scritto nel verso 18: ora è Dio ha posto ciascuno dei membri nel corpo siccome egli ha voluto, che se tutte le membra fossero un sol membro, dove sarebbe il corpo? No, aspetta, non era questo che volevo leggere, però adesso lo trovo. Cioè, ci arriviamo più che altro. Ma ora ben vi sono molte membra, ma vi è un sol corpo. E l'occhio non può dire alla mano: io non ho bisogno di te, né parimente il capo dire ai piedi: io non ho bisogno di voi. Anzi, molto più necessarie che le altre sono le membra del corpo, eccole qua, questo stavo cercando, che paiono essere le più deboli. Cioè addirittura quelle membra più deboli, che paiono essere più deboli, il Signore le fa salire in maniera tale che la Chiesa possa essere beneficiata sempre da Dio, attraverso la sua parola, appunto, che è la dissuggellazione di tutto, e tutti quanti, chi in un modo, chi in un altro, possano contribuire, chi con un compito, chi con un altro, chi con una rivelazione, chi con un'altra, cioè rivelazione di quello che è stato rivelato, ma che io ancora non ho, magari non ho compreso, no? Che ne so, ci sono persone che, poverine, perché trascurano le verità del Signore, no? Non comprendono che siamo negli ultimi giorni. O per esempio viene un fratello o qualcuno e mi dice: adesso io non capisco questo passo. Se io lo conosco, glielo spiego. Ecco, in questo senso qui, ma questo non è dissuggellare, questo è spiegare quello che Dio ha dato, che magari qualcuno non lo capisce. Ok? Per esempio, qualcuno mi fece la domanda, no, di cosa significa battezzare per i morti. E io gliel'ho spiegato, poi giustamente non l'aveva capito, così come io 20 anni fa non capivo le cose che oggi comprendo, e ci sono ancora cose che oggi io non comprendo e che vado a cercare chi ne sa più di me, quasi tutti quelli di sana dottrina, come dico sempre, e chiamo il fratello e dico: fratello, senti, ma che vuol dire questo? E quello mi dice: guarda Alessio, significa questo, questo e quest'altro. Ah, grazie, ok, gloria a Dio. Ecco, in questo senso qua. Ma non c'è gerarchia in questo, eh? Cioè noi abbiamo responsabilità diverse, ovviamente il rispetto è chiaro, se uno è anziano nella fede lo devi rispettare, ma non è perché siamo tutti uguali, devi trattare le persone male o non c'è autorità. Quella, l'autorità è un'altra cosa, ecco, l'autorità esiste, quello che non esiste è la gerarchia. Cioè che siccome io sto in un posto di autorità, automaticamente sono il più grande di tutti. No, non esiste. Verso 23, e a quelle che noi stimiamo essere la mano onorevoli del corpo, mettiamo attorno più onore e le parti nostre meno oneste sono più onestamente adorne. Eccetera, eccetera. Voi siete del corpo di Cristo. Poi nel verso 28 dice... E Dio ha costituiti, appunto, in tutto questo,
In tutto questo, e Dio ha costituiti nella Chiesa, verso 28, alcuni come apostoli di quello che è stato fatto, appunto, oggi ci sono i missionari, poi i profeti, dottori, potenti operazioni, doni e guarigioni. Qui, insomma, l'apostolo fa un discorso generale, quindi prendiamola sempre tutta quanta la parola di Dio. Diversità delle lingue, eccetera, eccetera, eccetera. Poi dirà, sono tutti apostoli, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi qui la parola di Dio è molto, gloria a Dio, è molto chiara. Aspetta un po', voglio vedere un attimo fatti degli apostoli. 20-28, appunto, parla della Chiesa, di attendete dunque a voi stessi, a tutta la greggia, nella quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio. E poi ci sono tanti altri passaggi, insomma, che fa una cosa, che ne fa un'altra, e tutti quanti veniamo edificati gli uni gli altri, come abbiamo visto. Non c'è gerarchia, non c'è nessuna dottrina nuova o un dissuggellamento, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi quando qualcuno si alza e dice io sono la persona che il Signore ha chiamato tramite questo ministerio ed è il profeta fra le genti, ma il Signore non ha chiamato un ministerio, tanto per cominciare, ha chiamato 5 ministeri, non uno, 5. La rivelazione è stata già data, la predicazione la fanno tutti e 5 ministeri, e non c'è una persona per un ministerio a livello mondiale, ma ogni chiesa dovrebbe avere, se è una chiesa ricca, anche tutti e 5 ministeri, volesse Dio. Spesso magari la chiesa ha un solo ministero, il pastore, perché il pastore dice cercate il Signore, pregate, digiunate, lodate il Signore, e magari la congregazione non risponde, si occupa più delle cose secolari, non si occupa delle cose di Dio, non prega, non digiuna, non legge la Bibbia. È chiaro che quella chiesa non cresce internamente, spiritualmente, non è il numero, specialmente in questi ultimi giorni. Non fatevi ingannare dai numeri, non è quella la cosa, è il frutto quello che ti fa vedere se la Chiesa cresce, il frutto. Quindi una Chiesa ricca è una Chiesa ripiena di Spirito Santo, una Chiesa dove il Signore opera, dove chiama, dove nascono figure, appunto, che poi vanno a entrare o in qualche ministero, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Non è possibile un ministero che nasce tramite un uomo e dica io sono l'apostolo delle genti, il profeta delle genti, il patriarca delle genti, eccetera, eccetera, eccetera. Tutte queste sono sciocchezze, perché si trova a dover combattere questa figura, questo ministero, contro questi altri 5 ministeri. Tac! Come si faceva quando eravamo giovani. Carta, roccia, forbice. Ecco qua, arriva il ministero, qui ce ne sono 5, la chiappano e lo tritano, perché il Signore non ha mandato un ministero solo a predicare la dottrina di Cristo, la dottrina della parola di Dio, appunto, che è Cristo, ma ha mandato 5 ministeri, e ogni chiesa deve avere i suoi ministeri e non un ministero per tutte le genti, che avrebbe portato la rivelazione finale o avrebbe dissuggellato quello che è stato suggellato. Benissimo, con questo, cari amici, abbiamo terminato. Spero di essermi spiegato bene, gloria a Dio. Ho commesso degli errori, a un certo punto dovevo dire delle cose prima, le ho dette dopo, insomma, abbiate pazienza, io ho anche io i miei limiti, benedetto il santo nome del Signore. Bene, cari amici, abbiamo terminato questo video, speriamo che sia stato di benedizione per voi. È stato un video, come sempre, appunto, altamente didattico. Che Dio vi benedica, cari amici. Noi abbiamo annunciato la verità e lo abbiamo fatto con tutto il cuore. Bene, grazie per averci seguito, e che Dio vi benedica, e come sempre ci salutiamo così. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la guida, la comunione, le consolazioni dello Spirito Santo siano con noi da sempre in eterno.
Amen. Che Dio ti benedica. Shalom.